fare, perché c'è il rinnovo del Parlamento europeo, ma il problema è importante perché al centro di queste elezioni c'è il tema della guerra. Non c'è dubbio che è uno dei temi, poi c'è il problema di Gaza, insomma ci sono tanti temi e non caldi. Avrà poco impatto sulle scelte, a mio parere, anche sulle scelte degli italiani, quindi le posizioni che i singoli partiti hanno preso sul tema chiaramente a mio parere avranno un impatto decisivo. E qui tu sei pronta con un programma? Sì, siamo, che insieme all'amico Dino Gautiero di Per Sempre News si sta sviluppando questo rapporto, e farete cosa? Sì, io saluto innanzitutto la redazione di Per Sempre News con Andino Gautiero, Francesca Corizza, Gianluca Mosca, insomma, sì, che sono tutti sempre ragazzi vicino, un giovane bene staff. E niente, andiamo avanti con Medea, Tra coraggio e verità. Medea, tu sì, sei Medea. Perché hai scelto Medea? Medea è, lo sa, questo personaggio è dell'antichità che è stato anche cantato dai grandi tragici greci. Ho cercato di dare un'interpretazione positiva di Medea e non negativa, un po' come fece pure Luciano Violante all'epoca. Medea è comunque un personaggio che ha avuto, era un'immigrata pure, no? Sì. Voi, che comunque ha cercato di cambiare la realtà con coraggio, e quindi per questo ne abbiamo parlato con verità e coraggio. E tutti i nostri ospiti, gli ospiti che vengono, rappresentano la società civile, la società politica, ma anche normali cittadini che vengono a raccontarci la loro storia. Quindi c'è sempre un messaggio di verità e coraggio, perché oggi, Umberto, sai benissimo che parlare oltre, no, quello che il sistema mediatico ci impone è complicato, e noi abbiamo insomma anche la possibilità. Quindi sei la moderna Medea, e diciamo, questa è la tua ambiziosa idea, il tuo progetto ambizioso. C'è anche un altro progetto che invece, se posso, se come mi no, consenti, assolutamente, andrà, partirà da aprile, appuntamento con l'Europa, certo, è una vetrina proprio dedicata agli argomenti che si dibattono di più in Europa, e quindi l'Italia ovviamente è un'Europa, però dobbiamo anche cercare di capire che facciamo parte di un insieme di stati. No, io invece farò un nuovo programma, si chiama Cacciamo Fede, che è qualcosa di diverso, ma quello è diverso. Senti, ma ringraziamo anche Gallucci per averti regalato, questo è per te. Mi avete regalato che bello, è un nuovo, finalmente. Non si può dire più grande di te, certo, lo prendo. Perché a Silvia è stato regalato un nuovo che è più grande di Silvia. Ma questa cosa che l'hai avuto anche tu, Umberto, questo è grande quando nel mio cappuccione. Io conosco la cioccolata di Gallucci, io me lo metto tipo bambino, vicino. Un creaturo in braccio. Grazie Gallucci, grazie Gallucci anche per me questo bellissimo uomo. No, chi l'ha detto? Il tuo che fine ha fatto? Già l'hai fatto a bordo? Ma già l'ho portato a casa, l'ho fatto sparire subito. Già l'hai fatto sparire subito, perché era più grande di te, il tuo uovo di Pasqua era più grande di te, perché noi abbiamo la conduttrice Mignon. Ma che Mignon? Gioca a pallavolo, ma come fai a giocare a pallavolo? Ci vuole tecnica e qualità. È un grido, quello è un grido, è terribile. Poi noi, lei non si chiama Silvia, lei si chiama Petrosino ogni minestra. Tu vai da una parte e trovi Silvia, vai dall'altra parte e trovi Silvia. C'è ubiqua, la trovi dappertutto. Ma perché? Salta come i grilli, salta. Perché mi interesso di tante cose. Lo so. Sei piena di interessi, lei è una laureata in scienze politiche alla Federico II. Come me, una mia collega di laurea, vedi? Vabbè, più o meno abbiamo esami in comune. Esattamente. Diciamo che scienze politiche è la serie B della giustizia. Ecco, ma non lo voglio sapevo, dire. C'è sempre detto l'università. Non è vero. Parliamo tutti gli studenti di scienze politiche. Sai, invece non è vero, però quando andavo all'università c'era sempre questo dibattito. Dicevi, voi avete fatto scienze politiche. Sì, perché scienze politiche abbraccia un po'. No, invece è molto interessante, una facoltà molto interessante. Poi mio figlio invece la serie C addirittura, perché fa scienze delle comunicazioni, che non è vero, è una grandissima facoltà. Veniamo a noi. Si sta in questi giorni dibattendo tantissimo sul tema del razzismo. C'è stato un episodio di campo dove Acerbi, giocatore dell'Inter, un giocatore del Napoli nero come Juan Jesus, brasiliano, gli ha proferito dei
termini non proprio educati, ma Juan Jesus ha denunciato che sono stati razzisti. Gli ha detto testualmente, secondo Juan Jesus, vai via nero, in una colluttazione su un calcio d'angolo, vai via nero, sei solo un nero con la G, perché noi la parola nero con la G non la possiamo dire perché altrimenti l'algoritmo ci blocca. E invece Acerbi ha smentito, ha detto che ha capito male, che lui non ha mai l'ha offeso, l'ha insultato, ma non in chiave razzista, e il giudice ha dato ragione ad Acerbi, non perché ha creduto ad Acerbi e non abbia creduto a Juan Jesus, perché dice purtroppo non ho le prove per poter condannare per discriminazione razzista il signor Acerbi. Apri di cielo. Poi ci sono state dichiarazioni, controdichiarazioni. Napoli si è rizzarata assai. Il presidente De Laurentiis ha detto: io non partecipo più alle iniziative della Lega Calcio, sono di facciata, della FIGC, sono di facciata, niente. Domani al San Paolo, al Maradona, ci sarà un qualcosa che stanno preparando in onore di Juan Jesus contro questa decisione. Io penso che non gli possiamo dare tutti i torti, no? La verità, dimmi. La verità è che l'ha offeso. Cioè, però il furbacchione l'ha fatta franca perché le prove non ci sono. Poi si sta discutendo, se si poteva punire ugualmente o meno. Anche oggi avremo dei giuristi che dibattono tra di loro se era possibile o non era possibile condannare Acerbi. Fatto sta che la condanna mediatica è totale, perché Acerbi lo difendono solo i sovranisti, i fascisti, i razzisti e i tifosi dell'Inter anacronistici. Io devo dire una cosa a proposito di questo, perché sono molto contento di poter dire che tra i tifosi interisti c'è anche gente estremamente carina. Per esempio Lorenzo, ecco, cito questo commento, Lorenzo Lamperti ha scritto: davvero complimenti per tutti i tuoi interventi, che ascolto con piacere pur non essendo tifoso del Napoli, in particolare per il tuo ultimo intervento su sentenza Acerbi e Ius Soli. Molto raro di questi tempi nel giornalismo sportivo, eccetera eccetera, sentire analisi così lucide e obiettive, su cui si può essere d'accordo oppure no, ma non si può mai dubitare di un fatto, che si parla con competenza, e poi aggiunge ed etica, mantenendo una giusta distanza, da un tifoso interista. Tra l'altro questo signore pare che viva in un posto, dov'è qua? Non riesco mai, ecco, giornalista residente a Taiwan, ci segue da Taiwan questo signore Lorenzo Lamperti. Grazie Lorenzo, grazie. Ma Berto, tu che ne pensi? Berto, io penso innanzitutto che sta succedendo? Il terremoto. Terremoto. Non è terremoto, è Silvia che ci fa ballare. Mario è buscata voto. Allora, quando esce, muovi qua che stanno ammazzate per te. Allora, innanzitutto, noi non siamo qui per sostituirci ai giudici. Esattamente. E parliamo di un argomento che chiaramente. Però etica e giustizia non sempre vanno a braccetto. Lo sappiamo questo. Questo è chiaro. Però parliamo anche di un argomento che va trattato in maniera trasversale, nel senso che non bisogna di fare per il Napoli per condannare una roba del genere. Infatti, c'è tutta Italia che ne parla. La questione è un'altra. Io a me piacerebbe parlare con chi ha offeso, da ex avvocato, con chi ha offeso, insomma, il giocatore. Certo, perché io credo che avrebbe fatto migliore figura immediatamente a fare le sue scuse pubbliche, magari dicendo: io, sai, mi sono fatto prendere da un momento, come si dice, sai, quella grande, capito? È così che manco una bella e non mi sono manco reso conto che era razzista. Si dà una pacca. E invece lui, il furbacchione, prima si è stato zitto, poi ha visto se le telecamere l'avevano beccato. Quando ha capito che la poteva fare franca, la linea difensiva è stata frainteso. E purtroppo il giudice ha detto: io non tengo le prove. E allora a me qua fa dubitare un po', no? Anche dell'atteggiamento del giocatore, anche del suo spirito agonistico. Della sua buona fede. Io spero che, me lo auguro per lui, non abbia in seno alcuna radice razzista. Ma me lo auguro lui per questo lui. Questo sostiene che non ce l'ha e che lui è un grande estimatore, un suo idolo è stato Weah. Che quando lui ha, tra l'altro, sto ragazzo che ha 36 anni, Acerbi,
avuto un cancro al testicolo con cui ha dovuto lottare, ha vinto questa battaglia e UEA fu tra i primi campione africano del Milan, fu tra i primi a mandargli un messaggio di solidarietà e lui dice: io sono rimasto molto colpito da questa vicinanza di UEA che era il mio idolo, figuriamoci se io sono razzista. Però può non essere razzista, la per cosa carità, che noi ci auguriamo però, è trovarli abbracciati, no? Cioè, ma a fine partita avevano fatto pure pace, però poi sì, dopo lui ha avuto un atteggiamento dove giustamente quando Giuseppe dice: ma ora non solo io ho cercato di eliminare il problema, ma era troppo grosso per poterlo eliminare, tu ora mi dai pure del bugiardo. No, là non ci sto. A quel punto, per salvare te stesso, tu mi fai fare una brutta figura, perché io ho cercato di evitare, ma se vogliamo mettere le cose come stanno, tu hai detto questo, questo e questo. Ragazzi, allora qua dobbiamo capire che in campo è vero che in campo ci si strattona, ci si colpisce, poi ci si dicono le parolacce, le offese. In campo succede, cioè, ma perché in campo succede? Perché succede? Vabbè, perché la transagonistica c'è. Però poi bisogna avere contezza che si può arrivare fino a un certo punto. Questo è chiaro. Ma tirar fuori la razza, la religione, questo. La sessualità. Non si può fare proprio, perché ci sono dei limiti che non sono valicabili. Però purtroppo la cosa peggiore non è stato manco il fatto in sé, che è stato gravissimo, ma direi di andare in edito radio per commentare il fatto dei commenti che sono arrivati, che sono francamente preoccupanti, direi. Ah, perché poi sono arrivati gli haters. E ora senti. Oh, gli haters, poi non ne parliamo proprio. Quelli hanno fatto cose incredibili. C'è stata pure gente che ai figli di Acerbi hanno augurato la morte col cancro come il padre. Vabbè, ma quella è una vergogna. Sono cose brutte. Perché io posso capire, esecrare e condannare Acerbi per quello che ha fatto, ma dover vedere che la moglie e i figli sono stati oggetto di odio feroce da parte di presunti antirazzisti, però la cosa bella è che uno antirazzista va a offendere la famiglia Acerbi augurando ai figli di avere lo stesso cancro del padre, e questa è la cosa più vergognosa in assoluto, inaccettabile direi. Ma i commenti istituzionali sono stati gravi. E allora andiamo a questo punto a sentire tutto ciò nell'edito radio di oggi, l'edito radio di Umberto Chiariello. L'edito radio è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana. www.sartoriaitalianaeshop.com. Ale, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Che sia fondente, al latte, bianco, da oltre 130 anni Gallucci Faibano produce cioccolato di ottima qualità al giusto prezzo. E per una Pasqua davvero sorprendente, una vasta scelta di uova, coniglietti, pulcini e agnelli di finissimo cioccolato e, in novità, uovo cremoso vari gusti da regalare a chi ami. Ci trovi a Napoli, via Scarlatti 66, Avellino, Piazza della Libertà 25 e Portici, via Leonardo da Vinci 132. Cioccolato Gallucci Faibano, il prezzo giusto per l'alta qualità. L'edito radio di Umberto Chiariello. A Napoli si dice cornuto e mazziato, ed è una locuzione che io trovo in questo caso straordinariamente adeguata alla situazione. A Napoli si dice pure un'altra cosa che è famosissima: cani sciun e fesso. Perché oggi partiamo dalla lingua popolare napoletana? Perché purtroppo ci sono stati, oltre che i risultati delle indagini e la sentenza che la fa far franca a Francesco Acerbi, ci sono stati anche dei commenti post sentenza che ci lasciano estremamente perplessi. Devo fare un plauso lo faccio al ministro dello sport. Il ministro dello sport è uscito fuori con delle affermazioni
che secondo me colgono il sentiment degli italiani, perché quando il ministro dello sport sottolinea che chi ha giudicato spero abbia avuto tutte le informazioni per farlo, raccoglie il dubbio di tutti quanti e tutti coloro che pensano che non sia stata fatta un'indagine così approfondita da poter trovare quei riscontri, quegli indizi concordanti che avrebbero portato alla condanna, che sarebbe stata giusta, di Acerbi. E poi aggiunge un'altra cosa, però, dice, e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. Che è la cosa che pochi attimi fa ha detto la nostra ospite, Rosa Criscuolo. Cioè, tu l'hai fatta franca per salvare la tua carriera e posso capire che tu vuoi salvare il resto della tua carriera, il contratto con l'Inter e la Nazionale e gli europei. Però oggi devi fare i conti con la tua coscienza. L'obiezione che qualcuno mi farà in questo momento è immediata e la capisco. Ma perché tu dai per scontato che Acerbi sia colpevole se poi una sentenza lo ha prosciolto? Attenzione, sentenza per insufficienza di prove, non per non aver commesso il fatto o poiché il fatto non sussiste, per insufficienza di prove. Ma attenzione, se siamo un po' logici, rendiamoci conto che Juan Jesus è un ragazzo di 33 anni, non un ragazzetto, è un uomo che nella sua carriera, nella sua professione, nella sua vita è stato sempre lodato da tutti. Spalletti se lo è portato a Napoli prima come uomo che poi come calciatore, come un ragazzo di una serietà, e non ha mai dato adito ad alcunché, mica come quella testa calda di Acerbi che da uno dei leader della Lazio ha litigato ferocemente con i tifosi della Lazio che lo hanno fatto cacciare dalla Lazio, mica come Acerbi che di fronte ai tifosi della Roma gli ha alzato il dito medio creando un trambusto incredibile, mica come Acerbi che in campo fa il capozziello, che vicino a Raspadori si comporta come quello che la comando io e c'ha questi atteggiamenti un po' sopra le righe. Attenzione, Juan Jesus è una persona rispettabilissima, seria, impegnata. Chiunque lo conosce sa che è un giocatore di riferimento positivo. E se Juan Jesus va dall'arbitro arrabbiatissimo dicendo quello e fa segno ad Acerbi, mi ha detto cose terribili, perché gli ha detto vai via nero, tu sei un nero con la G, è una frase devastante, terrificante, terribile. Quello viene e si scusa dopo, sì, non ci sono le prove che abbia detto quella frase, ma tu ti sei scusato, quindi qualcosa gli hai detto. È evidente che Juan Jesus non se lo poteva inventare. Tra l'altro ha provato anche ad ammacchiarla la situazione dicendo sono cose di campo, si è scusato, è finita lì. Se Acerbi non avesse smentito il tutto, probabilmente non avrebbe poi detto Juan Jesus, ah sì? Tu smentisci? E allora diciamo cosa hai detto. Hai detto questo, questo e questo. È ovvio che tutti pensiamo che Juan Jesus dica la verità e che Acerbi, che ha avuto degli atteggiamenti furbetti e furbeschi dettati da una linea di un avvocato che gli hanno fatto dire stai zitto e aspettiamo di capire se ti hanno beccato con le telecamere. Uno che non ha detto nulla di razzista e viene accusato di razzismo, ma non si rizzela subito e dice ma che state dicendo? Ma quando mai io faccio queste cose? Vai davanti alle telecamere subito come un pazzo? No, lui zitto, aspetta di capire se le telecamere l'hanno beccato. Poi dice io non ho detto nulla di tutto ciò. Juan Jesus gli dà due bastonate serie. E dopo due giorni con gli avvocati si studia, ma ha capito male, io ho detto solo ti faccio nero. Ci hanno trovato il modo per trovare l'escape, l'escamotage. Allora è inutile che ora mi dite, tu fai il tribunale del popolo che condanna Acerbi senza prove perché un giudice l'ha prosciolto. Tutti sappiamo che Acerbi quelle cose le ha dette. È inutile che ci prendiamo in giro, non ci prendiamo in giro. Però... e lo dice anche a Bodi, lo fa capire il ministro dello sport. Però arriva il solito Gravina. Gravina, che è uno che dovrebbe avere un ruolo istituzionale, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, cosa dice?
Acerbi è un bravo ragazzo, noi crediamo in Acerbi, Acerbi ha fatto capire che verrà convocato in nazionale e io lo abbraccerò. Ci hai dato del bugiardo a Juan Jesus. Tu sei il presidente, sapete che è successo? Che il capo dello sport italiano, Malagò, è uscito fuori con una dichiarazione fortissima contro Gravina, dicendo che un capo di una federazione non dovrebbe mai commentare le sentenze. E ha ragione. La sua capacità di essere super partes è pari allo zero. L'anno scorso, prima della sentenza sulla Juventus, sulla manovra, stipendi e le commistioni con altre società che faceva tremare le vene ai polsi agli amministratori della Juventus e della proprietà della Juventus, perché la ritenevano estremamente più pericolosa della vicenda delle plusvalenze, esce fuori Gravina a gamba tesa: noi dobbiamo tutelare il brand Juventus. Tu non devi tutelare niente, tu devi farti i fatti tuoi e stare zitto. Tu sei il presidente della FIGC, punto. Tu non puoi prendere parte in un processo e né commentarlo. Prendendo le difese di Acerbi, tu hai praticamente smentito con Jesus, ma chi sei tu per farlo? Gravina out è l'unica soluzione seria per il calcio italiano, perché un presidente che non sa essere super partes e che è sempre dalla parte sbagliata, signori cari, non può essere il reggitore delle cose calcistiche italiane. Gravina si è macchiato in tutta la sua presidenza di molti atti discutibili, anche quello che in epoca Covid si è più che raddoppiato lo stipendio, triplicato. In epoca Covid, quando in Italia si parlava di ridurre gli stipendi per solidarietà, che i calciatori dovevano abbassarsi gli stipendi, rinunciare alle mensilità, lui si è triplicato lo stipendio, è diventato vicepresidente a livello europeo, è arrivato a guadagnare da 36.000 euro lordi che prendeva Tavecchio 500.000 euro all'anno. Poi vi chiedete perché ha attaccato una poltrona? Hashtag Gravina out, sottoscrivetelo tutti. L'Edito Radio è stato presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana. www.sartoriaitalianaeshop.com. Contattaci ora. Siamo pronti a guidarti verso il futuro. Alma, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Che sia fondente, al latte, bianco, da oltre 130 anni Gallucci Faivano produce cioccolato di ottima qualità al giusto prezzo. E per una Pasqua davvero sorprendente, una vasta scelta di uova, coniglietti, pulcini e agnelli di finissimo cioccolato e, in novità, uovo cremoso vari gusti da regalare a chi ami. Ci trovi a Napoli, via Scarlatti 66, Avellino, Piazza della Libertà 25 e Portici, via Leonardo da Vinci 132. Cioccolato Gallucci Faivano, il prezzo giusto per l'alta qualità. Grazie Umberto per l'Edito Radio di oggi. E a questo punto, dato che so che sono in fibrillazione, ecco, ti porto subito dal nostro primo ospite di questa puntata di oggi. Che dici? Speriamo che è capace almeno a Pasqua di essere educato. Vediamo. Ma è anche in dolce compagnia. Aspetta. Addirittura. Buongiorno Marco Giordano e ad Antonio Papa. Mamma mia, che meraviglia! Ciao ragazzi! Antonio, ancora che resisti vicino a questo losco individuo? Un bel losco, figuro un paio di. Ehi, c'è la signora Rosa con noi! Lo sai che c'è Rosa Griscolo qui? Ha detto che appena deve vedere dalla Paccarone. Ciao Rosa! Ciao ragazzi! No, niente, così passavo. No.
Vabbè. Allora, a proposito, io non vedo niente, non riesco a proposito, niente, a proposito, ma che state combinando voi, tutti e due? No, stavamo discutendo di cose importanti. Stavamo discutendo di cose importanti con Antonio, tra cui una, non parliamo da due ore. Tra cui una voleva sapere se per forza domani devi venire a Canale 21, perché pare che tu abbia rotto le scatole a Canale 21. Hai capito? Ma mica da oggi, sono oltre 30 anni. Cioè, io penso che se non viene Umberto Chiarillo a Canale 21, soprattutto quando c'è campagna sport, Canale 21 abbassa quella immaginaria serranda che c'è davanti al, alla porta di Cristo. Ma domanda ad Antonio come fa a sopportarti. Domanda. Faccio la stessa cosa con Umberto Conti. Cioè, a te ti elogio pubblicamente. Ciao Marco, come sei bravo, grazie per tutto quello che fai per me. E poi quando non ci stai, dico che le fai schifo. Umbè, tu non puoi sapere. Io non posso dire il termine con cui normalmente accoppio la parola Giordano, che comincia con la C. Umbè, ti piace? Guarda qua. Ma smettila! Ma che è sta cosa vergognosa che stai facendo oggi? Mi piace i ad Antonio Papa. Mi piace. Ma vicino a te c'è anche Mancini. Sì. Eccolo il Mancini. Ma io mi meraviglio che voi ancora vi accompagnate a questo losco figuro. Ti sono piaciute le dichiarazioni di Gravina? Dimmi, racconta. Aspetta. Madonna, aspetta. Che ci dici? Gloria, aspetta. Devi salutare Umberto Chiarello. Ok, devi dire che è il numero uno. Umberto Chiarello numero uno. Ma, dire. Ciao Umberto. Ciao caro. Numero uno. Grande. Umbè, tutti ti conoscono. Ma conosco, manca il nome, manca a sapere come si chiama questo giovanotto. Bellissimo. Glory. Ah, capito. Glory. Che brutta scena è stata. Perché? Ma ti rendi conto? Acchiappa gente così per strada. Io voglio parlare 10 minuti in maniera quasi seria con te, quasi impossibile. Ma la gobba ha chettato Gravina brutalmente, direi. Allora, ma e a Bodi ne vogliamo parlare? A Bodi è stato meraviglioso. Allora, in questo momento c'è una grandissima lotta di potere nello sport italiano, che chiaramente è anche molto legata. Ma tu sei brutto, ma il tuo dito è ancora più brutto davanti alla telecamera. Scusami, dovrebbe essere la De Martino ad avvisarmi di queste cose, però. Ah, perché non ti accorgi? La De Martino allora, si volta dall'altra parte pur di non vedersi, capito? Ma questa è storia vecchia, amico mio. Questa è storia vecchia. Non dobbiamo parlare seriamente. Stiamo parlando. Allora, il punto è questo: c'è una grande lotta di potere. E come sai, Umberto, a breve ci sono anche delle elezioni importanti. Per esempio, quella della, per esempio la Federtennis, per esempio altre elezioni. C'è un periodo nel quale lo sport italiano è in grande fermento. È chiaro che in questo momento ci sono delle partite gigantesche che si stanno giocando. Anche perché il PNRR c'entra tanto anche con lo sport, e quindi va da sé che in questa fase si stanno riequilibrando tanti aspetti. Uno di questi è chiaramente legato a chi deve subentrare a Gabriele Gravina, o se Gravina deve essere evidentemente l'uomo che traghetterà oltre il PNRR il calcio italiano. Non ti nascondo che i nomi importanti ci sono. Chi potrebbe prendere le redini della FIGC? Chi sono? Marotta. Ah, Marotta, sì, che ha già detto che lascerà. Marotta è una candidatura estremamente seria. Forte e seria, molto importante, vero, confermo. Ce ne sono delle altre che sono molto anche... Marotta sarebbe in stile Galliani, anche se non ha il padrone sopra come Galliani, però... Parliamo di dirigenti di altissimo profilo. Allora, come sai, il Monza è stato acquisito da una nuova compagnia, e nonostante Galliani, diciamo, resterà nell'organico, anche lo stesso Adriano Galliani potrebbe evidentemente... Ma come ti senti che tu parli in maniera che Rosa ti segue quasi come se dicessi qualcosa di interessante? Perché sono diventato nel corso degli anni un ottimo attore, quindi va da sé che l'unica qualità che mi riconosco è quella di recitare. Quindi, sapendo recitare, sta roba del PNRR nel mondo dello sport, subito le antenne si sono rizzate. Devi venire immediatamente, dobbiamo parlare. Rosa è espertissima di questi temi. No, ma la verità è che oggi è ovvio che ci sono tante battaglie che si stanno giocando. Perché Rosa tra te e Fratelli Pezzullo sceglie Fratelli Pezzullo? Solo per le mozzarelle buone? Ti posso dire una cosa. Una mozzarella di grande livello è un'opera d'arte.
io al massimo Io me l'avrei detto massimo. Bufalari, ho avuto i mozzarellani contro. Ma ti rendi conto di quante bufalate, di quante bufale hai dato? Tu hai vinto la bufala d'oro. Io ho la bufala d'oro inattaccabile su Cavagna all'Hotel Vesuvio, non posso essere battuto. Era scritto nel tuo destino che tu dovessi avere il nome delle mozzarelle, non c'è dubbio. Però Rosa ne ha provate le mozzarelle di Vesuvio, altro che. Innanzitutto io saluto gli amici, quindi saluto Orlando e sono veramente buonissime, anche se tu sai comunque io che mi alleno, vado in palestra, però io la mozzarella non faccio mai. Sì. Anche Umberto va in palestra. Io la palestra a tavola, come no? Io a tavola faccio la palestra esagerata. Ginnastica. Umberto, no, ma guarda che tu Silvia non lo sai, ma Umberto è campione d'Europa di sollevamento della forchetta, straordinario, numero uno. Anche del cucchiaio, sono indizi anche per quella forchetta. Per non parlarvi della specialità invece della signora Chiariello, che è il lancio del piatto verso Umberto. Però. Sì, quello è sicuro. Quella è una specialità. È anche una bella mira, devo dire. Quindi, esatto. Vabbè, è stato un momento estremamente critico. Quindi voglio dire, arriverà Marotta, quindi mi dai questa bella speranza che il calcio italiano possa avere un dirigente. Non ti do una speranza, ti do uno scenario. Cioè, non stiamo parlando di speranza, stiamo parlando di scenari. Invece mi devi dare un elemento di preoccupazione. Mi stai dicendo che Binaghi si sta muovendo come un treno su Bagnoli? Viaggia come il buon Binaghi? Allora, presidente della Federtennis, devi sapere che su Bagnoli finalmente si stanno sbloccando le cose. Perfetto. E il parco dello sport è appetito sia dal presidente del Napoli per fare il centro sportivo, sia dal presidente della Federtennis, che in questo momento è in grande auge grazie a Sinner e tutti gli altri italiani. È a Miami in questo momento, eh? È a Miami, sì, l'abbiamo visto inquadrato durante gli incontri di Sinner. E vuole assolutamente fare il centro federale della Federtennis al Parco dello Sport. Per cui c'è competizione tra il Napoli e il tennis per insediarsi a Bagnoli. Ovviamente sarebbe opportuno che il Napoli riesca a fare questa cosa, ma che sta succedendo? Sta succedendo che nell'immediatezza del post Pasqua sarà convocato quello che è stato definito un tavolo per lo sport e a questo tavolo per lo sport siederanno il CONI, siederà Sport e Salute, gli esponenti ovviamente del credito sportivo che sono collegati a queste due agenzie, siederà la Federtennis e si cercherà di mettere giù per i dettagli per chiudere il progetto federale in quel di Bagnoli. Quindi va da sé che oggi è un qualcosa che possa evidentemente concretizzarsi a breve, perché ci sono tutte le componenti perché questo quindi accade. Se non si muove gli tolgono la polpetta dal piatto, stai dicendo? Sì, è così, è questo il problema. È così, ho avuto certezza stamattina che il movimento centro federale, centro sportivo federale del tennis italiano a Bagnoli è forte e solido, lo vogliono fare. Allora, palla al presidente del Napoli, se vuole fare qualcosa si muovesse. Tieni conto che Binaghi in questo momento sta facendo all-in, perché lui adesso c'ha le elezioni, tra breve c'ha le elezioni Binaghi, e chiaramente metti che viene... No vabbè, ma sarà un plebiscito bulgaro nel suo caso. Però fermati, lui si sta giocando tutto come carta di campagna elettorale, la questione anche, cioè metterà in campagna elettorale il centro sportivo, e tieni conto che le mire di Binaghi a quel punto potrebbero non fermarsi alla Federtennis nel momento in cui riesce a fare il centro sportivo. Ma vuole andare federale. Al CONI, vuole andare al presidente del CONI. Io non lo so quello che vuole fare, ma di fatto Binaghi è un uomo intelligente, è un uomo di sport, è un uomo di e sta puntando al milione di tesserati per la Federtennis, diventando la prima federazione italiana per tesserati, che supererebbe per la prima volta il calcio. E tutto questo chiaramente grazie a Sinner e tutto il traino. Non solo impone delle riflessioni, non solo nello sport. Vabbè, hai finito per oggi, tanto non hai niente da dire. Dammi solamente a Donio Papa, gli devo fare una domanda. No, se n'è andato. Perché non voleva sentire le sciocchezze che racconti. Lo scemo se n'è andato. Come scemo? No, madonna mia. Povero Antonio. Io volevo chiedere quante fesserie avevi detto e certificate da Donio Papa. No. E la risposta te l'ha data lui. Vabbè. Ora state andando a pranzo tutte e tre?
No, stiamo tornando perché adesso ci abbiamo iniziano le trasmissioni, tra breve dobbiamo sbrigarci. Senti, che avete mangiato? No, oggi niente di particolare. Poi tu lo sai, io sono molto attento a tutti i precetti, quindi. Tu sei? No, niente. Mangia la carne. Questo qua? Esatto. No. Questo è un dissennato, è un dissennato. L'altra sera stava a 5 birre, non si capiva a quanto non è arrivato, non lo so. È un dissennato, un dissoluto questo giovane. Pensa che alla sesta ho iniziato a vedere la De Martino come una bella donna, pensa. Capito? Ma tu hai capito che brutto complimento da fare? Silvia, ma reagisci per favore. Sono diventata anche brutta. Ma come? Non l'avevi corteggiata, te la volevi sposare, poi all'improvviso. Ah, mo stai nega tutto! Io? Quando uno gli dice di no, fa finta che la cosa non gli interessa più. Ti ha rifiutato pubblicamente. Ma non è così, si scherza, si gioca, siamo ragazzacci. Tu sicuramente. Tante buona pace. Ciao Marco, grazie mille. Marco Giordano, direttore TV Play su Radio Napoli Centrale. Cioè, un giorno ti corteggio, un giorno ti fa. Malessere. Più o meno è. Sì. È un malessere, precisamente. È un malo essere, nel senso dubbio. Ha detto cose interessanti, sì, però. Marco è un bravo giornalista. È spunto dal suo atteggiamento goliardico, che ha sempre, che è anche molto simpatico, però è un bravissimo giornalista. Ha detto cose importanti e dobbiamo stare molto attenti sull'evoluzione di Bagnoli, perché. Parliamoci chiaro, Bagnoli è quella che può far fare il salto di qualità alla città di Napoli. Questo è vero, però Umberto, noi dobbiamo considerare anche il problema dei Campi Flegrei. Cioè? È una zona dove potrebbe essere rivalutata, riqualificata, eccetera, però abbiamo anche il problema del bradisismo, abbiamo tanti problemi. Ma infatti lì tutte le costruzioni verranno fatte a norme antisismiche da bollino rosso, cioè è già previsto, che hanno già parlato sismologi, ingegneri, architetti, dicendo che non è pericoloso costruire in quella zona. Questo qua è un aspetto che secondo me dobbiamo valutare con molta attenzione. Però dopo 40 anni di questa dismissione, perché ero piccolo quando è accaduto che la siderurgia ha lasciato Bagnoli, non si è fatto niente. Importante. Non si è fatto niente, tanti stipendi a vuoto, tanta bagnapane a tradimento, come si dice a Napoli. Purtroppo. Però adesso sembra che si veda. Poi lo sport è importante. Lo sport c'è il parco della musica, sì. Il parco dello sport, e c'è tutta un'area enorme che va ancora bonificata, su cui si possono fare tanti insediamenti. Ovviamente le destinazioni ad uso sono ad uso abitativo, bisogna vedere se poi c'è da fare un cambio di destinazione, se si può fare uno stadio o chissà che altro, non lo so. È tutto da stabilire, però... Il rilancio di Bagnoli è fondamentale. A me piacerebbe vedere, ti devo dire, però, il presidente al centro di questo rilancio, De Laurentiis. Lo vorresti. Mi piacerebbe. Io la gente invece lo attacca. Noi stiamo parlando da un po' di tempo, però io vedo che in ogni argomento lui diventa un nodo, no? Un nodo centrale. Sì. Ne abbiamo parlato. E anche io aspetto veramente con curiosità, no? La risposta che domani daranno al Maradona, cioè ci sarà. Io penso che a livello proprio di affezionata ai diritti civili, certo, è una materia che tu tratti, che tratto da pannella, quindi, perché tu sulla discriminazione di genere, sulla discriminazione, ma penso tutti quanti noi ci lavori molto, però è certo, un pane quotidiano. Che De Laurentiis diventi in qualche modo in questo momento tutti i giorni su Facebook vedo che butti delle bombe. Beh, bombe, sì, io mi piace per Zelensky. Si peggio, cioè, guerra fondaia assoluta. Cioè, ma com'è? Una donna bella e intelligente è una colpa in Italia, secondo le tue bombe che lanci tutti i giorni? Io parlo a favore di tutte le donne e a favore di tutte le donne belle. Però tu dici che le donne sono le nemiche delle donne. Sì. Questo è vero, ma è una cosa che ti dispiace tanto. Io non mi voglio fare portavoce di questo messaggio, però chiaramente parlo della mia esperienza personale. E io penso che voi potete anche rendervene conto, pure tutti voi ascoltatori, quando andate a leggere i commenti, no? Sì. Degli haters, eccetera.
spesso e volentieri io mi rendo conto che non sono proprio maschietti più cattivi, no? Contro le donne, ma sono proprio le femminucce. Sarebbe bello una maggiore solidarietà femminile. Penso proprio di sì, però non c'è questa cultura, io non vedo questa cultura, almeno in Italia, ma anche a livello di assemblea parlamentare, cioè non tu sai, ci siamo resi conto un ma po'. Il femminicidio è un reale problema, o come dice qualcuno c'è anche il maschilicidio? Sai, io comunque non so che, però io parlerei di omicidio delle donne e omicidio degli uomini. Non ti piace la parola femminicidio? Assolutamente. Io la penso pure io così, a me non piace la parola femminicidio. Assolutamente, penso che fare in modo che le donne si emancipino, vadano a lavorare e prendano coscienza dei loro diritti è la chiave di svolta per risolvere il problema del femminicidio. Poi purtroppo se ci sono dei matti, dei pazzi che usano violenza... Perché... Però dobbiamo chiarire una cosa, nessuno è di nessun altro. Ma questo è sicuro. Questo è il concetto base. Questo è sicuro. Quindi il possessivismo è l'anticamera di qualsiasi atteggiamento malato. Questo è certo, e dobbiamo garantire la libertà dell'individuo a tutti i costi. E per questo io devo dire la verità, con te oggi faccio un plauso al presidente De Laurentiis per questa cosa, perché è libertà dell'individuo. Bene. Silvia, sì, oggi sei silente, come fai? Sei avvilita dal fatto che Giordano non ti è elogiata. Sto vedo che c'è il cuore infranto, sì, proprio. Guarda, sto piangendo, sto proprio in difficoltà. O sono state le parole di Gravina che ti hanno lasciato basita? Anche quelle non fanno riflettere. Però sto qui con questa macchina enorme da pilotare. Ti vedo che c'è un mixer, fai vedere l'immagine da dietro, che è bellissima. C'è un mixer che è più grande di te. Sì. È andato nuovo Vasco che è più grande di te, povera, la state subissando sta ragazza. Sparirò qui dietro gli anni, schermi. Giovanissima. Sparirò dietro gli schermi. Spettacolare, bravissima. Fai dell'immagine, voglio dell'immagine. Aspetta, la trovi? La trovi? Sì, lo so fare. È mezz'ora, ce la facciamo, dai. Ecco, 1, 2, 3, 4, 5, arriva l'immagine, eccola qua. Tu non ti si vede, però ieri ho visto, ma non ti si vede più. Gira la camera, guarda qua, fai del mixer, c'è una macchina davanti infinita, grande di te, 4 monitor, ogni tanto devi governare 3 tastiere, tutte le cose, però ce la si fa alla fine. Allora da oggi in poi Silvia il polipo. Esatto, cioè più o meno è questo, il telefono, la tastiera. Allora, mentre abbiamo in redazione Valeria che è il pesce martello, e ora abbiamo il polipo, quindi noi siamo una trasmissione ittica fondamentalmente. Io sono il pesce blob, sappilo, mi hanno ribattezzato il pesce blob. Sì. Se riusciamo a caricare l'immagine del pesce blob, ogni tanto mi prendo in giro. Troverai d'accordo con noi. Blob è stata una grande trasmissione di Rai 3, è stata magnifica. Era una trasmissione fatta veramente con grande per immagine, con ironia, fantastico. Che vuoi fare adesso? Dobbiamo andare un attimo tu in pubblicità e così poi torniamo con il nostro prossimo ospite. Ma quando è bello il suo Vasco? Tu pensa sempre a lui, Vasco. Torniamo subito, non vi muovete. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Hai mai sognato di lavorare in un ufficio che ti ispira? Un ambiente che trasmette professionalità e stile? Allerod è qui per realizzare il tuo sogno. Siamo l'azienda leader nell'allestimento di uffici, sale convegni e di spazi interni di alberghi e ristoranti. La nostra esperienza ed il nostro personale altamente qualificato ci rendono i migliori nel settore. I nostri progetti innovativi e accattivanti trasformano gli spazi di lavoro in oasi di creatività, stimolando la produttività ed il successo. Contattaci ora, stiamo pronti a guidarti verso il futuro. Allerod, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Carnito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Ed eccoci tornati qui su Radio Napoli Centrale.
Ore, che ore sono? Le 13.55. Siamo in ritardo. Allora, dai. Siamo in ritardo, beh, quello è un grande classico e lo sa benissimo anche il nostro ospite, perché purtroppo per lui interviene. Devi sapere che la colpa è di Marco Giordano, quindi con noi non se la può quindi prendere. Avrà solidarietà per noi. Buongiorno Ciro Troise. Buongiorno a voi. Ciro, è introvabile l'ex compagna di scuola di Giordano, stiamo indagando. Stiamo veramente indagando. Ma Giordano ha fatto come Putin, ha alzato una cortina fumogena sull'argomento. No, non vorrei che mi devo andare a chi l'ha visto per la mia amica Sciarelli, Federica Sciarelli, ci vado di corsa dalla Sciarelli. Andiamo a chi l'ha visto, che problema c'è? Ho lavorato tanti anni fa con lei quando era inviata di Minoli a Mixer. Sì. Va bene. Allora, caro Ciro, da te ovviamente, visto che finalmente si gioca, no? Perché qua Gravina, Abodi, Malagò, il giudice Mastandrea, tutto è tranne che Napoli-Atalanta. Ma forse si gioca? Tu che dici? Finalmente. Finalmente, direi. E allora com'è la formazione? Dacci le ultime su Kvara, ovviamente. L'ultima su Kvara è che non ha lesioni, fortunatamente, però sente ancora un fastidio, non lo rende libero. Tra l'altro è un giocatore che vive di spertate, di cambi di direzione, dribbling, quindi... È una contrattura la sua? Sì, sicuramente non partirà dal primo minuto. Stanno parlando lui e Calzona proprio in questi momenti per cercare di capire se può essere un'arma a gara in corso, può garantire uno spezzone di partita. Nelle prossime ore capiremo se può esserci almeno per questo. Bene, allora la formazione la ipotizziamo in stile Maurizio Barenson, anzi ancora meglio facciamo come Pizzul, dai. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anghissalo, Botka, Traoré, Politano, Simendola, Spaduri. Quindi non Lindstrom, non Olivera, giusto? No, Olivera è l'ultimo a essere rientrato da... Ah, quindi non se ne parla proprio. Lindstrom non ha questa chance, dovrebbe essere vice Kvara, ma gioca la Spaduri. Ragionando sulle priorità che sono state attribuite dall'allenatore in questo storico di un mesetto di lavoro, credo che abbia più chance di giocare da Spaduri che l'intro. Va bene, ed è una formazione comunque per 10 undicesimi quella attuale titolare dopo l'eclissi di Zielinski praticamente. Sì, poi Mario Rui e Olivera sono due co-titolari, mettiamola esatto, così. Esatto. Si alternano. Sì. L'Atalanta mancherà sicuramente di De Ketelaere e 99% di Kop Meiners, che nella situazione di Kvara in panchina pronto per entrare ma non parte titolare. Poi loro hanno la Coppa Italia mercoledì e mi dicono da Bergamo, abbiamo intervistato Marina Belotti, che a Bergamo tutta l'attenzione è sulla Coppa Italia. Per loro è fondamentale la Coppa Italia, perché sarebbe il suggello a tutta l'era Gasperini. E poi ha fatto cose immense, straordinarie. A Bergamo gli manca un trofeo. Esatto. Qualche volta ha subito anche qualche errore arbitrale. Mi ricordo un Lazio-Atalanta, finale di Coppa Italia, un rigore. Come no? Andato. Quella sfortuna col PSG che stava vincendo e si stava qualificando fino all'ultimo minuto. Insomma, hanno anche avuto... l'anomalia di quell'anno con la Juventus, l'anno di Sarri, lo scudetto della Juventus di Sarri, poteva forse. Bastava poco per fare il sognare lo scudetto, però visto tutto ciò, loro vincere un trofeo lo sentono di più, ma non cadiamo nelle trappole, perché sarà una partita. Non saranno deconcentrati, questo è sicuro. No, assolutamente. E là pare che possa giocare la coppia centrale di centrocampo, è sicuramente Ederson, De Ron. Davanti i tre potrebbero essere Pasalic, Miranchuk e Scamacca. Lukman pare che parta dalla panchina anche lui, quindi con Pasalic, Miranchuk, Lukman. No, Miranchuk, Scamacca, scusami. Pasalic, Miranchuk, Scamacca, queste sono notizie che ci ha detto Marina. Quindi partono dalla panchina sia Lukman sia Kop Meiners, e non ci sarà proprio invece De Ketelaere. Chi paga più dazio, il Napoli senza Kvara o loro senza
Coppa Miners, Decathlon, Lookman? Se dovesse mancare anche Coppa Miners più loro. Se dovesse giocare Coppa Miners... No, non gioca Coppa Miners, parte dalla panchina come minimo. Allora più loro, perché sono tre pezzi mancanti piuttosto che uno, anche se quello del Napoli è fondamentale. Certo. L'unica luce di questa stagione, il giocatore più continuo. No, non c'è dubbio. Infatti io poi ho i voti dei club Napoli aderenti alla UANAMA, Unione Italiana del Mondo, e c'è un premio che stanno facendo che è il Corsero d'Oro, e in testa alla classifica di rendimento votato dai club più una giuria di esperti che hanno inserito nel premio, li ringrazio per avermi scelto tra i cosiddetti esperti, per fortuna non c'è Giordano, quindi i voti sono seri, e quindi la classifica di rendimento dice: primo posto Kvaratskhelia, secondo posto Alex Meret. No, il secondo avrei messo Politano. Politano è terzo. Però il sono i voti di tutte le partite però sommati e fatte le medie. In questo momento la classifica vede primo posto Kvaratskhelia per distacco, secondo Meret, terzo Politano, che fino a poco fa stava al secondo posto, ma le ultime prestazioni lo hanno fatto scendere al terzo. Ma non sono voti miei, sono i voti dati da 100 e più club Napoli, più un gruppo di esperti. Ogni settimana votiamo su un'applicazione e loro poi ci dicono chi è in vantaggio, com'è la classifica. Però per dire che Kvaratskhelia effettivamente è il miglior giocatore dell'anno del Napoli, quindi sì, indubbiamente. È una partita dentro fuori per il Napoli, cioè, diciamocela chiara, no? L'ennesima. Ma questa è l'ultima. Cioè ogni volta è l'ultima, questa è l'ultima delle ultime, perché poi sarà l'ultima con la Roma ovviamente, ma è la condizio sine qua non. Per poter continuare a sperare bisogna per forza vincere. Se tu non vinci, se Napoli non vinci, almeno la rincorsa all'Europa più importante la vedo molto complicata. Ma molto complicata. Andresti, se perdi, almeno c'era l'Atalanta con la partita in meno, l'Atalanta. Se la Roma vince a Lecce andresti a meno 9 dalla Roma. Vabbè. Cioè, Bologna batte la Salernitana, ho perso il conto poi dal Bologna. Vabbè, al quarto posto lo pensiamo più, pensiamo al quinto. E il quinto posto significa non perdere distanze dalla Roma in questo momento. Mentre la vicenda con Jesus, domani ti prevedi che scenda in campo da capitano? Io non credo questo, però mi aspetto qualche. Ho visto un fermento, però non ho capito ancora bene Napoli. Penso che Napoli non abbia deciso neanche poi bene cosa fare. Qualcosa succederà, qualcosa faranno. Però non intanto il Napoli la patch sulla divisa, sì, questo sicuramente non la mette, no, non la metterà, mi sembra una cosa sacrosanta, sinceramente. Non ci sarà l'inno della Lega sicuramente come sempre, sì, sinceramente mi sembra anche sacrosanto, perché è una protesta che De Laurentiis vuol fare doverosa, secondo te? Rosa, sì, Criscuolo, che è qui con me, approva. Il messaggio è: non ci facciamo prendere in giro. Non ci facciamo prendere in giro. È perché se tu... Ma la sentenza, secondo te, è una presa in giro? Io la trovo corretta la sentenza. Per me l'intervista di Acerbi è una presa in giro, l'intervista di Gravina è una presa in giro. Io credo che se fosse stato Gallo del Lecce, maggiore della Salernitana, Augello del Cagliari, avrebbe preso 10 giorni di squalifica. Questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Quindi c'è stata un'attenzione particolare per il nazionale Acerbi? Una protezione garantista. Difeso molto di più dall'asse Gravina Spalletti che dalla stessa Inter. Vero, l'Inter ha preso le distanze, L'Inter era pronto, ha giocato 1x2, diciamo. Se andava bene, l'accettava. Se andava male, era pronto la rescissione contrattuale, un bel regalo per un club in difficoltà per un giocatore a 36 anni. Quindi quindi l'asse Gravina Spalletti ha pesato di più dell'Inter stessa. Sì, assolutamente, e credo che se fosse stato un giocatore di questo paese che è storicamente forte con i deboli e debole con i forti, se fosse stato un debole avrebbe fatto la fine di Santini del Padova.
in cui il garantito non ci fu bisogno della prova, ma l'unica differenza c'è. No, ci fu la testimonianza, attenzione, sì, ci fu. Sì, ci fu la testimonianza, non la prova. Sì, ma la testimonianza può valere. Poi se tu mi chiedi sotto il profilo della gestione legale del caso, il Napoli e Juan Jesus hanno fatto tutto quello che dovevano fare? No, hanno fatto tutto quello che si poteva fare in aiuto di chi voleva questa sentenza. Tutto, esatto. Non mettere testimoni, dire quella cosa, ahimè, molto ingenua, le cose di campo rimangono in campo lì. Esatto. E quindi il Napoli e Juan Jesus hanno contribuito in maniera ingenua a far sì che prevalesse la linea difensiva molto furba dell'interista. E le dichiarazioni di Gravina sono state bellissime, vero? Le applaudi a Gravina. Io sono uno che grida le dimissioni molto facilmente, ma per me le dichiarazioni di Gravina sono da dimissioni immediate. Se ma come io l'abbraccio, io l'abbraccio, se l'hanno del bugiardo a Juan Jesus. Fatto in Spagna, basta vedere quello che è accaduto a Rubiales, oggi tutti i giornali spagnoli chiederebbero le sue dimissioni, tutti, ne sono convintissimo, tutti, perché ci sta a fare come ha fatto Marotta, io non rispondo, fare anche come ha fatto Aboti, che sono anche abbastanza incisivo per lo stile democristiano di questo paese, no? Speriamo che abbia la coscienza pulita. Beh, Aboti è stato molto arguto nelle sue dichiarazioni, ha fatto capire tutto usando il politicamente corretto. Io ieri ho rivisto il video delle dichiarazioni, non c'è solo il fatto dell'abbraccio, ma c'è fastidio nei confronti di Juan Jesus nelle sue parole. Mamma mia. Vabbè. C'è fastidio, come a dire. Senti Rosa, ma tu che ne pensi del politicamente corretto? Una cosa che ti convince? Io lo trovo un'altra ipocrisia di questo paese, che non si fa nulla di concreto, però poi bisogna essere politicamente corretti. Beh, in questo caso non c'è niente di politicamente corretto, credo, perché se doveva esserci la storia sarebbe andata diversamente. Chiaramente io penso che la sentenza la darà il popolo, la darà la gente, che forse è la verità, no? Tra la verità processuale e la verità, questo te lo insegnano quando noi studiamo diritto, c'è una grande differenza e penso che possiamo semplicemente qualificarla come un ulteriore, perché questo non è l'unico caso, ne potremmo parlare di tanti di questi casi nello sport, di una brutta pagina dello sport. Assolutamente sì. A cui il sistema pare che comunque non abbia voluto dare un segnale, perché si poteva pure approfittare, no, per dare un segnale. Ciro, è così? Sì, anche se io sono più pessimista su questo, cioè, sono incazzato nero, giustamente adesso la faccio io l'espressione, sono incazzato nero perché credo che sia molto grave quello che è accaduto, perché tipo i campi delle giovanili, e ho visto l'aumentare di giocatori di ragazzi di colore nel 2009-2010, e io credo che andava dato un segnale a dire se usi queste parole vieni punito, invece si è legittimato un intercalare squallido che fa parte del nostro mondo, e io temo che ci sia una parte di paese ovviamente maggioritaria che è tutta con Juan Jesus, però negli stati prepariamoci, che negli stati Lazio, Verona, la stessa Inter. Ma ora i calciatori hanno capito che devono fermare la partita e non perdonare niente. Io penso, come ha scritto anche Juan Jesus, che visto l'esito arrivato a questo punto è inutile che denuncio. Ma al di là di questo, io temo che Acerbi, in qualche stadio di questo paese, conoscendo la colorazione politica di alcune curve, diventi un idolo. Lo so. Il problema è che hanno creato un precedente con la sentenza. Questa cosa è molto grave, che lui possa diventare un idolo addirittura per... Lo so, dei fanatici di certi colori politici, lo so benissimo. Va bene Ciro, sei ottimista per domani? Tu che pensi, che Napoli ce la possa fare a battere l'Atalanta? Io penso che dobbiamo mandare un messaggio di fiducia, perché altrimenti la squadra non deve assolutamente interiorizzare che sia questa mission impossible, perché per me a 9 partite alla fine, con 3 sconfitte in casa, arrivare in Champions è possibile, difficile ma possibile. Io non capisco questo dramma che c'è, poi non questo ci riesci, pessimismo totale, ma ci devi assolutamente provare, devi sentire come una cosa che puoi fare,
questa qui, perché è una squadra forte. Napoli, che agli almeno... obiettivi ci arrivi solo se ci credi fermamente, altrimenti non esatto, ci arrivi. Rispetto al passato non si diminuisce più. Va bene, grazie Ciro e buona Pasqua, mi raccomando, una cura a base di casatiello e pastiera, una dieta leggerissima, mi raccomando. Sì, 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 uova di Pasqua, no, colomba. Patrimonio dell'UNESCO, vanno esatto, patrimonio dell'UNESCO, dici bene. Ciro, grazie mille come sempre. Sei una palestra, attentissima alimentazione, cura del corpo. Io sono in palestra. Tu sei, figurati. Aspetta, la mia istruttrice, posso salutare? Come no? Adriana, io lunedì sono in palestra. Adriana, non ce lasci un giorno di pace. Ma almeno un po' di casatiello, un po' di pastiera. No, questo è sicuro, deroghi. Perché altrimenti la palestra la facciamo a fare. Mi raccomando, io non sono, mi raccomando. Però mangia. Mangiamo, teniamoci in forma, ma non ci facciamo prendere fissazioni per il cibo, quindi, mai. Soprattutto le giovanissime. Allora, ti metto davanti a un out. Dimmi. O casatiello o pastiera, che scegli? Mamma mia, è una cosa. Tutte e due, è chiaro. Per forza. Ma sei per il salato o per il dolce? Per il dolce. Il dolce, pastiera. La pastiera, io cioè proprio è il mio dolce preferito. Che poi io conosco, potrei fare un tour di tutte le pasticcerie di Napoli, dove a fare la dieta devi essere un'eroina, perché è impossibile proprio, cioè ti tentano continuamente. La pastiera tutta la vita, quindi sulla pastiera non si transige. Quindi abbiamo stabilito che Rosa Griscuro sulla pastiera è disposta ad incatenarsi al portone della pasticceria. Io pure sono più per i dolci, quindi sono d'accordo, vedi. Tu sei per la pastiera? O per l'uovo di Pasqua, per la cioccolata. Per l'uovo di Pasqua. Una domanda, la pastiera come ti piace? Proprio passata o col grano che si sente? No, col grano classica, però diciamo non sono un amante. No, noi siamo classicisti, no! No, classica. Col cedro, con senza. Allora, tutti questi dettagli, non li so, io non... Sì. No. Io sono per la pastiera super classica, quella con il grano non passato, con cedro, mille fiori deve essere fatta con la ricotta se possibile di pecora. Ah, guarda, è importantissimo questo fatto, certo. E con gli intrecci giusti, perché quelle sono sette, no? Fatto dei cumani, cioè, sei un precisino. Abbiamo parlato col professor Niola, in realtà quello è il simbolo della croce, perciò il dolce della resurrezione che a Napoli hanno interpretato come i decumani, in realtà no, quella è la croce cristiana. Devo aggiornare le mie pasticcere, perché io ho varie pasticcere. Sì, Però a Napoli è nata sta cosa che quelli sono i simboli dei decumani, in realtà è un simbolo cristiano, così come sì. Il casatiello, da non confondere col tortano. Io la so la differenza. Il casatiello è con la sugna. No, no, con l'uovo sopra. Con l'uovo sopra. No, a me me l'hanno spiegato in un'altra maniera. Non è così. Il tortano non c'ha l'uovo sopra. Invece una mia collega mi ha detto. È una sciocchezza. Ha detto il casatiello è quello che praticamente tu mischi tutto, mentre invece il tortano è quello che ci metti, diciamo, il contenuto e poi lo. Allora. Vai. Il casatiello ha dimensioni importanti. Deve essere fatto in ruoto grande. Ed è quello dove ci metti le uova sopra sode e le intrecci con la croce, perché quello è un altro simbolo cristiano. Il tortano invece è una cosa dove tu butti tutto dentro. Addirittura il tortano ha dimensioni più piccole, ci sta pure il tortaniello, cioè i pezzi di tortano piccolini che si vendevano in salumeria quando eravamo ragazzi e andavamo a scuola. Ancora li vendono. E li vendono ancora. Il tortano è quello che ormai ha preso. Senti, più piede. E quindi è andato dolce, non è la pastiera, capito? No. Dammi una inquadratura, me la faccio mangiare a mozzi, chi è? Chi è che ha detto questa cosa? Marek, il nostro amico Francesco! No, Francesco, non me lo puoi toccare. Tu devi dire che ti piace quel dolce simil pastiera, che non è pastiera! Mi fa arrabbiare. Ma dai, ma lascialo stare il nostro I puristi Marek. Della pastiera. Mi sono chiamato Angelo Forgione, vi faccio picchiare a tutti quanti, che io è un purista della pastiera. Invece il tortano è quello che tu trovi ormai dappertutto, senza sopra, ma l'uovo sta dentro. Poi, se lo vuoi fare secondo la ricetta purista, vai. Zogna.
Zuni. Pepe. Salame. Provolone, no, del Monaco, provolone, quello. Cioè, c'è il nostro provolone. Prossimo ospite mi sta facendo provolone. Vedere una pastiera qui. Provolone? Sì. E mi fate vedere il è uova, uova c'è andata sempre, uova so. Quindi avete è olio d'oliva extravergine, che si è detto olio Evo. Questa è la vera, il vero casatillo. Vuoi vedere la pastiera che di Antimo Buonanno? No, aspetta, ma chi mi ha messo? Madonna mia, questo è un altro pezzo scatenato. Questo è pure indirizzo. Guarda là, guarda, ecco. Ciao Antimo! Che bella visione, vero? Dai. Ma chi l'ha fatta? Ragazzi, stavate parlando di pastiera, quante ne volete? Ma chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? Mamma? Mia mamma, ecco. Signora! Signora, lei ha fatto... Signora, io le dico una cosa però. Signora! Ma come, voi siete una brava persona, ma perché le fate sto figlio così? Io so due notte. Le pastiere riescono bene, i figli meno, però. Ma poi l'hanno fatto indirizzo, signore, ma com'è sto fatto? È brutto. Ma allora Umberto, ti devo dire una cosa. Ma tutta allora, la famiglia qui. È indirizza. Ah no, c'è cioè del romanismo. C'è cioè del romanismo. Vabbè, Totti è allora, un grande giocatore, però. Allora ti racconto. Io adoro Totti, mi tocca Totti. Sei maschi. A proposito, aspetta, Rosa, ma tra Francesco Totti, no, e Totti tutta la vita. Brava, brava Rosa, brava. Dicevi? Allora, noi siamo sei maschi. Sei maschi. Io tifo Inter. Cioè, tua mamma ha fatto sei figli. Sei maschi. Tutti sì. Maschi. E tutti maschi. Ma che santa donna. Wow, signor, mamma mia, che da combinata. Sei maschi. Ma tutti come te, Antimo, e siete tutti interessi, siete. No, io sono il primo. Speriamo che gli altri siano venuti bene almeno. Allora, devi sapere, Umberto, siete tutti interisti, uno si fa per il Milan. Ah, uno Milan. No, io. Uno Milan, uno Fiorentina, un altro Parma. Ma uno che ti fa Napoli, c'è stato? Uno Parma, perché Parma? L'ultimo è del Napoli. Ah, ho capito, la mamma ha fatto tanti figli fino a che non è uscito quello buono. Ci in fondo. Fino a che non è uscito quello buono, gli altri li ha disconosciuti ovviamente, chiaramente. E fammi sentire, ma poi come fate a fare Parma, Roma, che è sta cosa, Silvia? Allora, perché io amavo Ronaldo il fenomeno. Va bene. L'altro fratello, il mio fratello Shevchenko, quindi è tifoso del mio. L'altro Totti, l'altro Batistuta, quindi è della Fiorentina, e l'altro Zola del Parma. Il Parma, ho capito. L'ultimo è del Napoli, è quello sano, ho capito, è quello a posto. Quello sano. Quindi se non mettiamo diretta gol quando c'è tutta la quando ci sono tutte le partite, li dichiamo a morte. Oh, fammi capire, ma quelle pastiere ce la fate a mangiarle in 10 secondi tutte e tre, sei? Figli? Se no viene Umberto, vi dà una mano. Mamma la mamma la fa classica col grano fatto bene. Tutto lo chiediamo perché io non. Andiamo da mamma subito. Allora, la pastiera come la fai? Aspetta, fai parlare a me con mamma. Zitto tu. Come si chiama? Signora, come vi chiamate? Rosa. Oh, noi abbiamo Rosa in studio, vedi? Oh, signora Rosa, ma hai da fatte sei maschi? Manca una femmina, sei maschi? No, sei maschi, ma che stai facendo? Stava vedendo Terra Amara. No, sta spegnendo un attimo la TV. Stava vedendo che stava vedendo Terra Amara. Terra Amara sta vedendo. Signora Rosa, siete già preparata, siete preparata. Sì. Dite a me, ma voi avete fatto sei figli fino a che non è uscito il figlio tifoso del Napoli? Non vi siete fermate fino ad allora? No, diciamo che sono tutti tifosi di un'altra squadra, però quando gioca in Napoli sono tutti tifosi del Napoli. Meno male, brava la signora. Signor Paccarone, c'è un ramma a tutte e sei ancora o no? Non ce la faccio più. Ma la pastiera l'avete fatta classica? Prima sì. La pastiera l'avete fatta classica col grano? Non... Sì, col grano. Non l'avete passato il grano? No. Brava. E la ricotta com'è la ricotta? Ricotta di quella là di vaccino. Di vaccino, vabbè, ci accontentiamo. Di pecora forse. Perché? No, facciamo così. I mille fiori. I mille fiori. Mille fiori, cannella. Cedro. Tutto. Signor, sta pastiera è la fine del mondo. È eccezionale. Ha spolverata sopra.
La spolverata sopra l'avete fatta, fa di zucchero a velo. Attenzione, ora Umberto le chiede una pastiera. Eccola là, ragazzi. Oh, vedo che le strisce sono perfette, signora, brava. Ma quante ne avete fatte? Quante ne avete fatte di pastiere? Stamattina due, quante? Due. Ma che sono da 14 porzioni domani l'uno, però. Domani in casatiello con l'uovo sopra. No, allora non facciamo piace, il tortano, no, facciamo il dentro. Tortano dentro, allora il tortano mettiamo dentro. Vabbè, ormai si chiama, sì. Ma noi ormai chiamiamo tutto casatillo, va bene, va bene. Signore, ci mettiamo dentro, ma da fa sapere che ci mettiamo dentro. Umberto, ci stai facendo venire fame. Salame, cigoli, Anzogna, c'ha metti in Anzogna. Pancetta. Anzogna, c'ha metti in. Sì. Olio d'oliva. Pepe. Olio. Pure i cigoli. Sì. Ma questo è il tocco di massa. Formaggio piccante. Provolone. Tutto. Provolone piccante. Provolone, detto formaggio, provolone. È un provolone di avvicino in questo momento. Sapevo. Sì, voi fate un casatiello che è uno spettacolo, però, vi devo dire la verità. Speriamo. La signora è da sposare, è già sposata, però, a quando va. Sei figli. Signora, signora Rossi, vostro marito va sposato perché aveva visto cucinare, fatemelo capire. No, non sapevo molto cucinare la prima volta. Ah, avete imparato dopo? Mano a mano, ho capito. Mano a mano. Okay. Con sei figli. Ma il primo è venuto proprio sbagliato, gli altri meglio, no? Diciamo la verità. Grazie signora, complimenti, complimenti. Buona Pasqua. Sì, buona Pasqua a voi. Buona Pasqua. Bravissima la signora. Se stava proprio sul lucchero. Andiamo, veloce, quanti punti hai fatto l'ultima volta? Non mi ricordo più, è passata. Allora, settimana. Abbiamo preso il gol di Maldini. 71, guarda, 71. Valeria sta ancora sconvolta, mi ha dato culo i Maldini, ma è incredibile. È incredibile, veramente. Quello che si fide fa è incredibile. Vabbè, e stavolta dammi la formazione a volo, veloce. Porta Inter, Audero dovrebbe giocare perché c'è un non si sa se recupera. Sì. Poi Acerbi. No, noi non lo mettiamo. Noi proibiamo l'uso di Acerbi. Nel fantacalcio etico di Umberto. Nel fantacalcio etico Acerbi non può giocare. I bugiardi non possono giocare. Io lo metto proprio per questo. Acerbi. Che ti piacciono i bugiardi a te? No, vabbè. Beukema e Juan Jesus. Insieme. Così se ne dicono di tutti i colori. Mo ti stanno abbuffando di male parole. Sappilo. Beo che ma Acerbi e Juan Jesus. Tu sei un provocatore. Andiamo avanti. A centrocampo. Tre. Difesa a tre fai. No, tre. Difesa a tre. Vabbè. Niente modificatore di difesa allora. Vai. Ferguson. Mm. Paredes. Çalhanoğlu. E poi vorrei schierare uno del Napoli, Anguissa. Anguissa del Napoli. Questa è la volta che fa con l'Anguissa. Questa è la volta che fa con l'Anguissa. Abbiamo risolto in attacco 3-4-3. In attacco. Allora, in attacco Martinez. E Lautaro, vabbè. Ok. E Lautaro va messo. E Politano è centrocampista. Martinez, no. Osimhen. Vai sul facile, però. E poi schiero un attaccante che non schiera mai nessuno. Mota Calvaglio? No, in realtà è l'attaccante titolare del Bologna. Che in realtà non gioca Zirkzee, da quello che ho capito. Dovrebbe giocare un altro attaccante Odegaard. Ho capito. Questa è la tua formazione. Sì, ma voglio sapere proprio chi è che al fantacalcio sia Osimhen che Lautaro Martinez. Santimo, ti piace vincere facile qui? Allora se proprio volete un altro nome, io ve lo do subito. Dimmi. Schieriamo Caio Jorge del Frosinone. Genoa Frosinone, mi piace. Caio Jorge. Io avrei schierato Retegui perché in questo momento è in fiducia e fa gol. Però
tu hai scelto Caio Jorge e quindi perderai, e sono contento perché hai schierato una difesa che non va bene, non va bene. Però occhio ad Anghissà, occhio ad Anghissà. Allora lasciaci con la tua solita battuta squallida di tutte le volte che fa delle battute che sono terrificanti. Sono pronta, vai. Guarda, Rosa si sta fortificando nell'attesa. No, allora una semplice, no? Cosa dice una giraffa vicino a un'altra giraffa? Madonna, siamo scesi proprio in basso. Non ne abbiamo idea. Aspetta, ti metto. Una giraffa vicino a un'altra giraffa dice: Magda giraffa. Bella. Ciao, Seth. Vai, via. Un sacco. Bellissima. Rosa si sta vergognando della tua esistenza. Guarda, signora Rosa ti ha fatto un figlio. Mamma mia. Antimo, grazie mille. Ciao, ragazzi, sempre. Buona Pasqua. Ciao. Soprattutto per averci fatto vedere la pastiera di tua mamma. Vabbè. Grazie. Se non era per la signora Rosa che ha nobilitato la giornata, oggi le rose sono al potere. Qui a un calcio alla radio. Mamma mia. Vai. Quanto era brutta. Che vuoi fare? Pubblicità? Sto pensando quanto è brutta la battuta di Andy. No, è terrificante. Sì, dobbiamo andare in pubblicità perché poi dobbiamo vedere con i nostri ospiti che dobbiamo fare. Torniamo subito qui su Radio Napoli Centrale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Hai mai sognato di lavorare in un ufficio che ti ispira? Un ambiente che trasmette professionalità e stile? Allerod è qui per realizzare il tuo sogno. Siamo l'azienda leader nell'allestimento di uffici, sale convegni e di spazi interni di alberghi e ristoranti. La nostra esperienza ed il nostro personale altamente qualificato ci rendono i migliori nel settore. I nostri progetti innovativi e accattivanti trasformano gli spazi di lavoro in oasi di creatività, stimolando la produttività ed il successo. Contattaci ora, siamo pronti a guidarti verso il futuro. Allora, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Eccoci tornati qui su Radio Napoli Centrale, un calcio alla radio, la nostra ultima puntata di questa settimana, perché domani c'è il Napoli-Atalanta alle 12.30, poi ci ritroviamo martedì dopo ovviamente la Pasquetta, però ci sarà l'edito radio di Pasquetta, giusto Umberto? Allora l'edito radio ci sarà domani, no, ma domenica mattina a Pasqua faremo l'edito radio. Anche a Pasqua? A Pasqua faremo di commento alla partita. Lunedì avremo sia un fatto alla radio che l'edito radio di Pasquetta e martedì torniamo in onda. Che qualità. Tutto non vi lascio soli. Non ci abbandoni con l'edito radio. Senti, c'è Claudio, il nostro amico abbonato, che dice: dottor Chiariello, essendo io bergamasco di nascita, sì, ma tifoso azzurro d'adozione, per me Napoli-Atalanta è sempre speciale. Cosa può dirmi per essere ottimista per domani? Ma ottimista da che parte, però? Non ho capito. No, lui è tifoso del Napoli ma vive a Bergamo, cioè è nato e allora domani preparati a prendere in giro i tuoi amici bergamaschi perché vinceremo. E se non abbiamo fiducia, ragazzi, è meglio non scendiamo in campo, però vediamo se troviamo i nostri ospiti in modo che sì, perché abbiamo un dibattito da fare che spero sia serrato e che sia positivo, che sia positivo. Sì, ti leggo qualche altro commento dei nostri amici e andiamo poi dai nostri ospiti. Giovanni scrive: lunedì ci sarà Inter-Empoli, secondo voi che gesto sarebbe per quelli di colore dell'Empoli non dare la mano ad Acerbi? No. Pesante, molto pesante. Sì. Sai, ha messo... Bravo Giovanni, hai fatto una domanda. Tu sai, se tu fossi un giocatore nero dell'Empoli, dopo la vicenda Acerbi con Jesus, lo saluteresti Acerbi in campo?
Io sono sempre per non diventare quello che ti hanno fatto, quindi sì, gli darei la mano, certamente, perché non bisogna prendere esempio da quindi, persone che hanno... Se tu mi hai fatto del male, io non devo reagire in maniera sbagliata. Assolutamente, perché altrimenti continuiamo in qualche modo. È come, insomma, quella, i commenti degli haters, no? Che... diciamo aggravano la posizione, cioè passi dalla torta alla ragione, dalla ragione a torta. Sì, è così. Ma buona risposta, sono d'accordo. Giovanni, spero che non cominci un periodo di grandi tensioni in campo, perché ora è divisiva questa vicenda. Non so se i calciatori faranno finta di niente dovunque si scenda in campo Acerbi o Juan Jesus. Io penso che Juan Jesus riceverà tanta solidarietà, tanta, ma proprio tanta. Io me lo auguro, però io, ad esempio, sotto un video dell'intervista a Santa Croce l'altro giorno mi hanno scritto commenti della serie napoletani, del solito dramma napoletano, queste cose qui. Beh, ci stanno quelli che ora si schierano completamente a favore di Acerbi, che sono i soliti. Perché poi ora si intrecciano questioni anche politiche, ci stanno le curve di derivazione politica che hanno l'anima nera, quelli che fanno bu ai ragazzi neri, quelli che inneggiano a Hitler, a Mussolini, insomma ci sta parecchia infiltrazione fascista nelle curve. Per questo... E questi vedranno Acerbi come un idolo. Per questo questa sentenza... E, come ti dicevo, ha creato un precedente abbastanza pericoloso. Noi dobbiamo stare pure attenti, cioè da parte dei giudici, a fare delle sentenze, perché potrebbero sentirsi, diciamo, esponenti che non vengono guidati dalla ragione, autorizzati nel commettere, perché tanto non ci sono prove, no? È sempre lo stesso cane che si morde la coda. Voglio introdurre in questo argomento anche il nostro prossimo ospite, perché abbiamo al telefono con noi il giudice Alberto Maria Picardi. Buongiorno. Buongiorno Silvia, buongiorno dottor Chiariello. L'abbiamo preso da una scaletta d'aereo, cioè sì, praticamente. Teniamo qualche minuto bloccato. Per lei, per Radio Napoli Centrale, per l'ottima Silvia. Assolutamente si fa questo e l'altro. Giudice, lei, a differenza per esempio dell'avvocato Chiaccio o di altri legali, non è affatto convinto della bontà giuridica della sentenza? Sì, io ho scritto qualcosa. Ricordiamo che lei è un giudice di pace, giusto? No, purtroppo non sono giudice di pace, sono giudice penale. No, ma io ricordavo che faceva anche funzioni, no, mi sbaglio. Lei, allora, dove opera? Vediamo dove opera. Io sono consigliere penale della Corte di Appello di Napoli. Giudice penale della Corte di Appello di? Della Corte di Appello di Napoli. Di Napoli, bene. Quindi lei, di fronte a casi di denuncia per stupro, per diffamazione, eccetera, nel processo penale la rilevanza della persona che denuncia è determinante di fronte a mancanza di prove. E direi proprio di sì, l'errore è aberrante di questa sentenza, è anche pericoloso, perché poi di fatto, come ha detto il giudice prima, lo sento perché il bianco del mi sente? Sì, dovrebbe alzare un po' la voce perché sentiamo basso. Dicevo, l'errore per me aberrante e criminogeno di questa sentenza, quindi sono abbastanza spietato ma spero chiaro, è che giudice, ma c'ha l'auricolare per caso? Sì, allora me lo tolgo forse. Lo tolga gentilmente, perché va molto meglio così. Perfetto, allora un attimo. Prego. In aeroporto si sente tutto, quindi è meglio all'orecchio e così sentiamo meglio tutti quanti. Ora va molto meglio, sì, perfetto. No, dicevo che lei trova aberrante? Ho utilizzato parole piuttosto forti perché questa decisione fonda il suo convincimento su una motivazione assolutamente illegittima, oltre che contraddittoria, nel momento in cui dice
io ho la parola dell'offendente che è in, che è contraria alla parola dell'offeso, cioè la parola praticamente di Jesus, la parola di Acerbi, e quindi in mancanza di altri elementi di riscontro ritengo questa prova insufficiente. E questa è questa sostanzialmente la motivazione. Mancano gli riscontri, mancano gli indizi, mancano concordanti, gli indizi concordanti. E questa è una cosa, è una motivazione secondo me veramente sorprendente, per non dire altro, perché non solo nel diritto penale, ma in generale nel diritto punitivo, quindi anche per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, la dichiarazione dell'offendente è che appunto testimonia un fatto che viene commesso, è una testimonianza a tutti gli effetti. E la testimonianza, ripeto, dal diritto penale, quindi dal processo penale fino al processo amministrativo, fino anche al processo disciplinare innanzi al giudice sportivo, non ha bisogno, se credibile, se ritenuta credibile dal giudice, non ha assolutamente bisogno di, tra virgolette, riscontri, cioè come può essere la testimonianza di un'altra persona o una ripresa audio video che abbia in parte, diciamo, illuminato l'azione o la scena. E questa è la gravità, secondo me, di questa, dal punto di vista proprio di legittimità in diritto di questa decisione. E poi qual è la conseguenza di tutto questo? È che se passa, premesso che questa argomentazione è contrastante non soltanto con il diritto penale processuale, ma anche proprio con la costante giurisprudenza anche disciplinare. Ci sono tantissimi casi pregressi, anche massimati, anche dalla giurisprudenza disciplinare e sportiva, in cui si afferma espressamente che la testimonianza dell'offeso, se ritenuta credibile dal giudice sportivo, assolutamente è prova del fatto, quindi non ha, come ho detto prima, non ha assolutamente bisogno di riscontri, come dice il giudice sportivo di questa decisione. E quindi dicevo, si pone in contrasto. Però nei casi precedenti che si sono nominati, Marconi, come si chiama, Santini, e ci sono state io mi riferisco per esempio alla Santini. Santini c'è la testimonianza del compagno. Testimonianza, ma se lei legge, io ho letto il dispositivo. La parte emotiva, cioè la parte emotiva, ovviamente poi nella ricostruzione del fatto dice c'è anche la testimonianza, ma nella parte, diciamo, dell'esposizione delle ragioni di diritto, delle regole di diritto che applica al caso di specie, richiama una giurisprudenza consolidata sia in sede penale che in sede in sede disciplinare, che ritiene anche la mera sola testimonianza dell'offeso idonea a provare la incolpazione, se ritenuta credibile. Ora, la valutazione di credibilità della testimonianza della persona offesa, o della persona appunto in questo caso non si c'è un'obiezione della dottoressa Rosa Criscuolo. Non era un'obiezione, era un'osservazione. Esattamente come diceva il giudice, è la mia parola contro la tua. Pronto? Quindi sì, se mi sente giudice. Ecco, sì. Rafforzavo insomma questa cosa che mi sembrava strano, è proprio la questione che la mia parola contro la tua, quindi è tutto insomma da parte della discrezione del giudice. Sì, ma la parola, sì, però volevo chiarire, dottoressa, io non so, lei è un avvocato penalista? No, è laureata in giurisprudenza, perfetto, no, volevo dire. Diciamo che sono un cittadino che mi interesso di diritto, no, quindi la capisco parla. No, perché non avendo sentito la radio, perché sono all'aeroporto, non sapevo chi parlava, okay. Capito? Per questo mi sono permesso di chiedere che... Non si figuri. No, volevo solo dire che non è qui un problema di parola dell'uno contro parola dell'altro, qua è un problema di testimonianza della persona offesa che è stata ritenuta di per sé non sufficiente a provare la incolpazione. E questa è l'errore di diritto grave, perché nel momento in cui, cioè, se noi le faccio un esempio molto banale, ma forse i comportamenti di Juan Jesus in campo hanno fatto anche dubitare il giudice, perché Juan Jesus ha fatto pace, ha detto non sospendiamo la partita, è stato buonista.
Sì, magari si fosse comportato come Magnan che voleva uscire dal campo. Sì, questo è un altro discorso, infatti. Io volevo solo completare questo discorso per arrivare poi a un esempio, in modo da farmi capire. Cioè, nel processo penale, che è un processo dove praticamente la prova, la regola della prova è molto più rigorosa rispetto a quella del giudizio amministrativo. Nel processo penale, se devi provare un fatto oltre ogni ragionevole dubbio, nel giudizio amministrativo disciplinare basta che tu ritieni ragionevole quella versione accusatoria per poter condannare e incolpare. Fatta questa premessa teorica, all'atto pratico significa che io in sede penale, come giudice penale, mi sono trovato di fronte, anche per esperienza diretta, applicando nient'altro che la legge, a condannare una persona, per esempio, per stupro e violenza sessuale o per maltrattamento. E su quali elementi si è basato, giudice? Alla luce della testimonianza, della sola testimonianza della vittima ritenuta. Quindi senza prove mediche, senza prove testimoniali. Perfetto, e questo le sto dicendo, ecco il motivo per cui io, diciamo, sono intervenuto in maniera così. Mi scusi, tenace. Ma io le chiedo una cosa molto semplice nel suo lavoro. Sì. Ma lei si è posta la domanda, e se faccio questo tipo di prendo questo tipo di decisioni, un domani una ragazza che le viene voglia di rovinare un ragazzo perché magari hanno litigato e dice quello mi ha stuprato, questo ragazzo come si difende? Allora, dottore, è ovvio che io non posso condannare una persona solo perché io però le dico che la testimonianza, anche la semplice testimonianza della persona, se la ritengo attendibile, o dove l'attendibilità va intesa anche in senso meramente soggettivo, cerco di essere più chiaro. Sì, lei si è fatto il convincimento che lo stupro ci sia stato. Io mi sono convinto del stupro, non so, dalla parola, perché questa parola è fatta da una persona assolutamente scevra da qualunque interesse o ragione di asso nei confronti di questa persona. Ha reso queste dichiarazioni in maniera costante, conforme, senza alcun tipo di contraddizioni, ha evidenziato dei particolari nell'ambito della sua deposizione molto precisi che praticamente evidenziano che quindi non se l'è praticamente inventata. Ovviamente è ovvio che la testimonianza va valutata attraverso il controesame, attraverso l'esame, e comunque il giudice, nel momento in cui ha una testimonianza e ha solo quella, anche se è solo la testimonianza della vittima, e stiamo parlando quindi dell'ipotesi più grave, che nel penale può essere appunto quella della vittima di uno stupro, ebbene, ovviamente la valuta credibile attraverso degli elementi che attengono alla deposizione, a come lo dice, alla conferma, all'assenza di ragioni di astio. E poi ovviamente se e quindi lei sta dicendo che Mastandrea non ha ritenuto sufficiente la testimonianza di Concisus. Ma no, Mastandrea ha fatto un errore proprio giuridico, secondo me, di base, perché non ha detto che la testimonianza non è credibile, ha detto essendo soltanto la parola, cioè essendoci soltanto la testimonianza della persona offesa, la testimonianza della persona offesa non vale, non è sufficiente in mancanza di altri elementi. Cioè, come se avesse detto in maniera più, diciamo, da giurista, come se avesse ritenuto la testimonianza dell'offeso una sorta di chiamata incorretta del pentito di mafia. Cioè, nel processo penale il pentito di mafia non può accusare un'altra persona e sulla base di questo noi possiamo incarcerare e condannare quella persona. Ma abbiamo sempre bisogno dei cosiddetti riscontri, i riscontri esterni. Quindi è come se avesse ritenuto la testimonianza. Però, giudice, scusi, nella sentenza Marconi, nella sentenza di Marconi c'è un passaggio importantissimo che secondo me stiamo sottovalutando, perché in quella sentenza che ho sotto gli occhi e che leggo velocemente, lui dice il dispositivo: non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio come nel processo penale. E fin qua ci troviamo con quello che lei ha detto finora, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza. Va bene, finora ancora di più, questa valore ottenuto sulla base, però, dice, di indizi gravi, precisi e concordanti.
Ecco, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Quali sono gli indizi precisi e concordanti? Nel caso di specie, la panchina del Chievo tutta confermò in testimonianza l'offesa. Nel caso della San Benedettese ci fu un compagno del ragazzo offeso che disse sì, io l'ho sentito. Nel caso di specie non c'è nessuno che l'ha sentito. Sì, però le ho detto, dottore, forse non sono stato chiaro, cerco di esserlo ancora una volta. Ma io parlo degli indizi, gli indizi gravi, precisi e concordanti. Perfetto, ma tecnicamente una cosa è la prova testimoniale, una cosa è la prova indiziaria. La prova testimoniale significa che c'è un testimone che può essere sia la persona offesa. Lei sta dicendo che l'accusato è testimone, che l'accusato è testimone. È testimone, cioè l'accusato nel momento in cui viene sentito formalmente dall'autorità giudiziaria, anche disciplinare come in questa, non solo quella. Ma Sandrina dice: non mi basta la sua testimonianza, ho bisogno di indizi. Dottore, questo è l'errore giuridico e anche per me criminogeno, perché sì, è un errore giuridico grave, perché tu praticamente ritieni una testimonianza solo perché resa da un soggetto offeso non sufficiente a sostenere l'accusa, e questo è già un errore giuridico, come l'ho detto, grave, che va contro i principi, le norme, la giurisprudenza precedente. Altra cosa sono gli indizi, quello ha fatto presente prima. E poi, e io dico anche alla fine, criminogeno nel momento in cui, se passasse in sede amministrativa di giurisdizione del calcio questo principio di questa sentenza, e allora noi in qualunque momento da domani in poi ci potremmo trovare di fronte a dei calciatori che si mettono la mano davanti e minacciano, fanno delle minacce gravissime. Tanto non mi ha sentito nessuno, tanto non mi ha sentito nessuno. Praticamente se non c'è una persona, ovvio che questa tesi è pericolosa. Perché, ma io la domanda che le voglio fare invece è un'altra. Dato che Massandrea conferma che c'è stata l'offesa e le scuse di Acerbi, ma non dimostrato il carattere discriminatorio, dice Massandrea, perché non ha punito, comunque Acerbi? E questo è un altro errore, diciamo. Io penso che lui l'abbia fatto per non aprire la stura che ogni partita si possa riaprire per offese. Sì, però nel momento in cui tu sei un giudice e dici in maniera sbagliata, vabbè, ma dici che non c'è stata con ma l'offesa è acclarata, però l'offesa è acclarata, l'offesa non puoi che applicare il codice deontologico disciplinare della giustizia sportiva stabilisce che le offese rivolte da un giocatore a un altro in campo fuori dal campo determinano una sanzione. Poi ovviamente la sanzione non è quella della, quindi se avesse dato due giornate ad Acerbi per grave condotta antisportiva ci potevamo stare. Cioè, no, assolutamente no. Io ho detto, premesso che ha sbagliato completamente ad applicare, a motivare dicendo che la testimonianza non è idonea di per sé. Ma comunque, se volessi. Quindi ha sbagliato due volte, sta dicendo. Ha sbagliato due volte. Ha sbagliato in primis a monte perché ha squalificato una testimonianza violando i principi, i codici, le leggi e la giurisprudenza. Ma poi, pure che ha sbagliato, dopo non ha tratto le conseguenze del suo errore. Le conseguenze del suo errore sono: io ho ritenuto che vi fosse provata almeno un'offesa non discriminatoria, di conseguenza io sull'offesa discriminatoria procedo con la sanzione. Cioè, ha sbagliato due volte, però in primis ha sbagliato, diciamo, nel non valutare per quello che è la testimonianza di Juan Jesus. Ecco, poi in concreto, poi se vogliamo fare un discorso al di là dell'aspetto teorico, c'è una cosa che è veramente molto grave, secondo me, e io l'ho vista anche in televisione, ho visto dei filmati. Ad un certo punto si nota tranquillamente Acerbi che dice vicino a Jesus: io non sono, alza le mani e fa, io non sono razzista. Allora, questa si legge proprio chiarissimo. Sì, sì, si legge. Io non sono razzista. Allora, tu giudice Massandrea, tu giudice sportivo, dici che non ci sono riscontri. E secondo te questo non è un riscontro logico? Cioè, scusi, dottore, io... Vabbè, ma semmai è un riscontro per dire che Acerbi... No, dice a qualsiasi, guarda che hai capito male perché io non sono razzista. No, e invece no, guardi, scusi, dottore, è molto cioè, penso sia un fatto logico. Se uno viene accusato ingiustamente di aver detto delle cose sbagliate, offese, eccetera, tu dici, io, ma che dici? Ma che hai capito? Io non ho detto niente.
Se invece vieni accusato di aver detto sporco negro, non so, ovviamente in quel caso vai via, sei solo un negro, vai via nero, sei solo un negro, così come ha detto Jesus, tu non dici vicino all'atleta che cioè, per lei quello è un indizio, quello è un indizio. È un indizio molto grave, perché tu non c'è ragione di dire a questa persona che sente questa offesa: io non sono razzista. Se tu dici io non sono razzista è perché vuoi far capire che per te quella è una semplice offesa non di stampo razzistico, perché tu ritieni di poter dire a una persona sei solo un negro senza per questo ritenerti dolosamente è chiaro. Allora, quindi questo era un indizio da valutare, che non è stato valutato. Questo, diciamo, io mi permetto di dire da giudice penale, per molto meno ritengo esistenti riscontri di condanna per fatti ben più gravi. Vabbè. Questo riscontro logico mi sembra molto molto grave, che non sia stato... Ci ha dato una chiave di lettura tecnica, è molto interessante. Devo dire che non mi ha convinto, però io l'ho ascoltata con molta attenzione, devo essere sincero. Dottore, ma io ho sempre un grandissimo rispetto di lei. Ma per carità, le idee sono idee e vanno sempre rispettate. Poi lei è un giudice, posso mai io, di fronte alla sua scienza, per carità. Però ritengo che sia più giusto avere un colpevole prosciolto piuttosto che 100 innocenti condannati. Dottore, e questa sentenza secondo me è garantista, a me piace. Dottore, le dico la cosa molto semplice, proprio all'atto pratico. Bastava un banalissimo giudice di pace, manco un giudice di corte d'appello, mi consenta, bastava che avesse detto di fronte a due verità apparentemente ragionevoli, perché io ho una verità apparentemente ragionevole di uno che dice che ha sentito che sente fai pianico, dall'altra parte mi dice guarda ha capito male, perché evidentemente lo schiasso, il pubblico eccetera, in realtà io ho detto vai via sei solo, come ha detto vai via nero sei solo un nero con la G, no lui ha detto ti faccio nero, lui ha detto ti faccio nero, ti faccio nero. Allora tu di fronte a due versioni dei fatti, poiché come ho detto in base al principio della prova nel giudizio disciplinare non c'è bisogno della verità oltre ogni ragionevole dubbio, ma basta che la verità sia ragionevole. Tu accusa mi proponi una verità ragionevole, tu difesa mi proponi una verità altrettanto ragionevole, ovviamente di fronte a due verità ragionevoli prevale quella a garanzia del soggetto incolpato e quindi lo assolvi, quindi prova. In dubbio pro reo si dice, no? Ma bastava motivarla in maniera molto più, mi consenta, molto più da... Quindi da come l'ha motivata Mastandrea non le piace proprio, questo è poco più. Io la ritengo molto pericolosa questa motivazione. E tra l'altro è pure inappellabile, perché l'unico che può farlo è gravina, figuriamoci. Anche questa è la cosa che mi permetto di contestare, ovviamente, però non sono un esperto, quindi può darsi che dico una cosa sbagliata e quindi col beneficio inventario, ma mi risulta, leggendo il codice di giustizia sportiva, che il procuratore può impugnare una decisione. La può impugnare gravina, solo gravina. Il procuratore, mi risulta, io ho letto il codice poco fa, mi risulta che il reclamo può essere esperito anche dal procuratore federale. A me non risulta, però non dovremmo chiedere a qualcuno. No, io non sono esperto, mi sono messo solo. Tra l'altro anche i giornali hanno pubblicato che l'unico appellabile in questo caso è Gravina. I giornali, mi permetto di dire. No, lo so, non sono tecnici. Il denunciante, offendente, Jesus, non può impugnare né tantomeno la società. No, perché c'è la clausola compromissoria, dovrebbe chiedere il permesso. No, certo. No, io mi riferisco anche di reclamo, non può reclamare innanzi alla corte. No, non lo può fare. Non lo può fare. Però il procuratore federale, mi risulta dalla norma che ho visto poco fa, che non ho più presente, che sono in aeroporto, mi risulta che il procuratore federale, se ritiene la decisione ingiusta, a tutela ovviamente degli interessi. Questo non lo so, lo approfondirò nei prossimi giorni. Magari lo fa approfondire come no, senza dubbio alcuno. Però lei ha molto convinto la dottoressa Criscuolo, che la vedo. Io ho capito il ragionamento, ho capito. E la questione è che si può creare un precedente sul processo e quindi sulla motivazione, è grave, ha ragione. Perché basta uno con la mano davanti alla bocca. No,
criminogena. È criminogena. Criminogena. È questa. Va bene. Vabbè, ho capito, lei fa colpo sulle donne, giudice, non si fa così. Non si fa così. Non è, è un uomo affascinante, no, un no, tennista di valore. Invece... Tennista di valore, devi sapere, che ne sai. Ah, sì. Come no, te, no, Umberto, no, lui è bravo, bravo, bravo. Gioca al tennis che è bomero. Sono fantastici, no, fantastici. La ringrazio. Grazie, tu dice grazie mille. Mi permetta di fare le lodi pubbliche per Silvia e mi permetta di fare una piccola tira. Sì, ma lei oggi vuole vincere facile, però. No, sì, sì, sì. E anche ovviamente per il buon Mario Fedele. Mi permetta. Come, Mario Fedele? No, lei non mi può difendere Fedele. Lei mi sta battendo ogni barriera così. E mi permetta, però, di contro una piccola, garbatissima critica a Marco Giordano. Per il linguaggio sboccato, giusto? È un linguaggio sboccato che non è adatto a una radio e a persone come lei e come Silvia e come Mario Fedele. Beh, lo diremo a Marco, ma non credo che sortirà effetto. Perché Marco è un discolaccio, bravissimo discolaccio. Grazie. Grazie mille. Buona Pasqua, buona Pasqua. Il giudice Alberto Maria Picardi. Abbiamo dato voce anche a chi non la pensa come me. Vedi? Che è giusto, che è giusto, come sempre. Noi tra poco però dobbiamo sentire l'opinione furiosa. Mamma mia, ma ce l'abbiamo in video? No, perché c'ha il telefono scarico, mi ha detto. Ha fatto male, perché oggi avrebbe avuto la sorpresa. Glielo dirai. Lui è sensibile. Andiamo in pubblicità e torniamo subito. Che è terribile. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Hai mai sognato di lavorare in un ufficio che ti ispira? Un ambiente che trasmette professionalità e stile? Allerod è qui per realizzare il tuo sogno. Siamo l'azienda leader nell'allestimento di uffici, sale convegni e di spazi interni di alberghi e ristoranti. La nostra esperienza ed il nostro personale altamente qualificato ci rendono i migliori nel settore. I nostri progetti innovativi e accattivanti trasformano gli spazi di lavoro in oasi di creatività, stimolando la produttività ed il successo. Contattaci ora, siamo pronti a guidarti verso il futuro. Allerod, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Carnito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Ed eccoci tornati qui su Radio Napoli Centrale. Andiamo al telefono. Io già sentivo per telefono le loro. L'Agape. Oggi sta l'Agape. Guido Clemente di San Luca. Il Guido buongiorno. Furioso. Ciao, io non sono furioso. Sono furioso con quelli dell'Agape che mi mettono in minoranza. E questa volta però non credo d'accordo con Chiarini. No, è impossibile. L'Agape combatta nei miei confronti. Hai visto? Questo consesso di professionisti esimi. Oggi che ti ha mangiato a proposito? Arista di maiale con fregarelli. Ma tu l'hai potuto mangiare secondo le tue idee catto comuniste? Non ce la faccio a sopportarli, guarda, è una cosa proprio insopportabile. Il tuo articolo di oggi è stato contestato da tutti vibratamente. No, allora, provocatoriamente, a me avevano preso una porzione di salmone e io ho detto, scusate, io il fioretto lo faccio per i dolci, non lo faccio per la carne. Naturalmente, queste guarda com'è catto comunista, com'è falso quest'uomo. Quest'uomo è falso come la lira quando governa l'euro. Cioè, questo dice che non mangia i dolci e quindi fa la parte schifata di fronte alla quantiera di dolci. Però poi si mangia la cioccolata. La moglie di Saverio ha fatto una stupenda pastiera, della quale questi maiali si sono goduti con il flavor. Ma come maiali? Madonna mia. E me l'hanno messo sotto al muso, perché io la pastiera non l'ho mangiata. Hai resistito. Però ti sei mangiato tre cioccolatini. No, neanche cioccolato, non ho mangiato niente, ho mangiato solo l'arista con i triadini.
Comunque, siccome ho poca carica al cellulare, qua nessuno. E quell'errore, perché tu oggi ti dovevi collegare, perché ti stai perdendo che in studio c'ho una donna stupenda come la dottoressa Rosa Griscuolo, che è incuriosita dal sentire il pazzo scatenato, perché io ti ho presentato in questo modo ovviamente. Guido Clemente di San Luca, tu non hai idea oggi che ti sei perso, caro Guido. No, comunque qua l'Agape sta piuttosto risentita, perché si aspettava che Chiariello venisse qua per il Venerdì Santo. Vabbè, come facevo? Oggi era impossibile. Allora, da ora in poi farate i test altitudinali per l'accesso all'Agape. Benissimo. Voglio sapere. Abbiamo sentito il giudice poco fa, Picardi, che dice che la sentenza è sbagliata. Tu pure sei di questo parere? No, io ho provato a spiegare nel pezzo che è uscito su Tutto Napoli stamattina, non so se l'hai visto, ho provato a spiegare che... L'ho letto due volte, mi ha intossicato due volte. Punto di apro parete. Allora... provo a riassumere velocemente. No, però fammi parlare. Ma quanto vino avete bevuto? I fratelli Capone, che non siamo noi, che siamo noi. Veloce, che siamo in chiusura. L'indirizzo consolidato della giurisprudenza sportiva è nel senso che non occorre riscontro. È chiaro, la sentenza Santini citata dall'avvocato Chiacchio non è opportuno citarla, perché è chiaro, in quella sentenza c'era anche il riscontro, ma in quella sentenza si richiama l'indirizzo consolidato della giurisprudenza sportiva, che non ha bisogno del riscontro. Quindi è questa la sentenza. Marcodi invece parla di riscontro. Questa giurisprudenza sportiva è coerente con una pacifica giurisprudenza della Cassazione penale, che per alcuni specie di reati particolarmente gravi non ha bisogno dei riscontri, purché siano attendibili le dichiarazioni dell'offeso. Quindi, sotto questo profilo, la sentenza in qualche misura ritorna su un principio antico dello Stato di diritto, che è quello per il quale non si può essere condannati se non ci sono prove. Ed è giusto, però. È giusto fino a un certo punto, perché per il reato di stupro, per il reato di razzismo, la giurisprudenza, la Cassazione, questa cosa l'ha superata da tempo. Quindi dentro lo Stato di diritto, non so se è chiaro, come un'eccezione al principio dello Stato di diritto. Eccezione che per il giudice sportivo era la regola, perché la giurisprudenza sportiva si muove su un principio di equità sostanziale che non ha nulla a che vedere con la paradigmaticità della norma. Ma io l'ho stata fatta bene, sta in forma. Cioè, sto parlando che stamattina, adesso sarà la mia mamma. Spiegarla a questi caproni dell'Agape. Ecco, ora ti riconosciamo. Vai. Mi passi per favore il dottore, che il tuo avversario principale, il dottor Manzi. Di pallone e di diritto non capisce niente. Dottor Manzi. No, se ne è andato. È andato ad aprire la porta, che è arrivato forse un paziente. Vabbè, ma ci sta l'altro avversario politico proprio. Com'è? L'avvocato Sasso. L'avvocato Sasso sta qua. Dove sta l'avvocato? Avvocato. Sta chiamando Chiarino. Che dice? Dottor Chiarino, cosa dice? Avvocato Sasso. Dica. Da 1 a 100, quante fesserie sta dicendo Clemente? 98. Ma sta cosa che lui non mangia il dolce perché deve fare il fioretto, quanta ipocrisia c'è? Non ho capito, mi scusi. Questa cosa che lui non mangia il dolce per il fioretto, quanta ipocrisia c'è? È totale. È totale. Degno di un catto comunista, allora. È classico catto comunista. Non è una sorpresa, non è assolutamente una sorpresa. Non è una sorpresa. Ti piace vincere facile. Guido, hai una clac meravigliosa. Dicevo, dottore, ma anzi, che se ne va a fare. Senti, per concludere il ragionamento, perché hai fatto una bellissima prolusione, in fin dei conti, che doveva fare sto giudice Massandrea? Allora, prima di tutto la sentenza non è motivata, è insufficiente nella motivazione. In secondo luogo avrebbe dovuto disporre un supplemento di istruttoria. Ragazzi, fatemi parlare. Un supplemento di istruttoria, perché una volta che tu hai due dichiarazioni
pari, totalmente contraddittorie l'una rispetto all'altra, o tu fai un supplemento di istruttore, oppure devi spiegare perché credi all'una e non all'altra. Non lo fa, non dice perché, e poi abbiamo le ipocrisie successive. Vabbè, Gravina che lo vuole abbracciare, là siamo in ridicolo. Le ipocrisie successive, ecco quella che l'hai pronunciata. E sai perché lo dice? Perché giuridicamente è l'unico che potrebbe fare appello. Esattamente. Io devo dire che il vino, in vino Veritas, bravo Guido. Io sto in gran forma. Sei in gran forma. Solo intellettuale. Tu che sei disonesto, perché tu in campo eri sporco. Tu in campo eri sporco. Che hai combinato in campo? Racconta quello che hai combinato in campo. Voglio solo dire una cosa. La sua essere in gran forma è motivato solo dal fatto che oggi ha mangiato carne il venerdì santo con contorno di Friaril. Ma com'era Starista? Se avesse mangiato il salmone non era in questa cosa. Oh, ma l'Arista com'era? Dateci un voto a quest'Arista. Per farlo l'avvocato sa. Ottima. 9, ottima. 9. E che vino ci avete bevuto sopra? Che vino? I Borboni, il cantiere dei Borboni. Hai capito. Quindi ti hanno cibato e sollazzato a dovere per poter fare. È un aglianico. Vabbè, a posto. Domande mi avevi fatto per finire? Mo mi hai fatto perdere i fiati. Ah, sì, tu che sei un falso, che disdegni il dolce e te mangi il cioccolatino, catto comunista falso. Tu in campo, che combinavi? Raccontalo! No, io non ti ho raccontato. Mi hai raccontato prima di avere un episodio. Racconta. Sì, allora, quando ero giovane, facevo il giovane calciatore, diciamo, assolutamente dilettantistico, amatoriale. L'allenatore avevi i piedi fucilati, eri scarsissimo. Mi insegna, sì, ero scarsissimo, ma atleticamente ero un'ira di Dio, un mostro. Avevo caratterialmente e fisicamente, ero un Ukim, come da Gianni. Era un Ukim, però che i piedi erano proprio fama. Cioè. Comunque, l'allenatore, esattamente un tipo. Ti danno da marcare uno forte, che hai fatto? No, non l'ho fatto. Lui mi ci insegnava in allenamento. Che il sabato e la domenica, quando si giocava la partita di campionato, io mi dovevo mangiare una capa d'aglio perché doveva fiatare in faccia all'avversario, lo doveva stupidire. Non gli dovevo lasciare, a parte che l'aglio fa bene per la pressione, quindi era utile anche per ragioni mediche. E tu la mangiassi la capa d'aglio? La mangiassi? No, non mi è mai piaciuto. E allora che hai fatto? No, però ricordo un episodio, il più forte attaccante del campionato intersociale, che mi fu affidato per la marcatura. Io praticamente lo seguivo per tutto il campo, se andava a fare pipì nel bagno io lo seguivo fino a dentro al bagno, cioè, non lo mollavo neanche in un certo. Come si faceva una volta, e naturalmente costantemente gli davo il calcetto, le cose, cioè, come normalmente si fanno, la parolina nell'orecchio, le nervosivi. No, io questo non l'ho mai fatto, però insomma comunque ero asfissiante e lui mi continuava a ripetere e fammi campare, e lieve danazza, e fai. A un certo punto non ne potette più e mi sotto gli occhi dell'arbitro mi spinse via violentemente e l'arbitro lo espulse. Quindi io ottenni il risultato di far espellere il più forte giocatore avversario con una, diciamo, con un comportamento eticamente non adamantino, ma nel rispetto delle regole. Questo serve per capire le cose. Allora, in campo queste cose succedono. Mamma tecchetta, sore tecchetta, paghetta. Lo sappiamo che succede questo, ma se l'arbitro ti sente, ti deve o ammonire, o se è ancora più grave, ti deve espellere. Se non ti sente, però succede quello che è accaduto a Milano e quella roba finisce nel referto arbitrale e il giudice sportivo la delibera, a quel punto non può dire che c'è un'offesa ma che non è discriminatoria. E quindi non solo non dà le 10 giornate per la discriminazione, cioè non togli che tu rimani un fetente, che tu hai avuto comportamenti etici discutibili e hai fatto cacciacchi lo paro agli altri. A lezione l'altro ieri, a lezione di giuridicità, ho mostrato ai ragazzi il filmato della mano di Dios. Quel gol è giuridicamente illegittimo, ma
potrà anche essere eticamente riprovevole, ma siccome la regola è fatta per essere trasgredita, tocca all'istituzione essere in grado di saperla sanzionare se la scopre. Se io riesco a farla franca, sono stato un genio, punto. È il genio di Diego, a mano di Dias. Babbo, Guido, grazie. Guido, rimani un falso gatto comunista. Ecco. Ma quale falso gatto? È la pastiera da rimanecca. Adesso ve lo dico in due parole. Perché la regola è giuridica e non è etica? Perché è prevista una sanzione per l'ordinamento, ok? Se è prevista una sanzione, vuol dire che è prevista la trasgressione della regola, fisiologicamente. Questo è come il contratto. Il contratto si adempie anche quando, non c'è, anche quando c'è l'inadempimento della prevista. Ah, l'inadempimento è una forma comunque di risoluzione del contratto. Esattamente. L'ho spiegato anche a proposito di della prevista. Stai parlando con gente che capisce. La dottoressa che scuola è laurea di giurisprudenza, mica pizza e figli. La sanzione serve esattamente a fare in modo che, scoperta la violazione della regola, venga. Vabbè, Guido, la verità è una sola: si fatti vecchi, una volta guardavi le belle signore, non ne guardavo più. No, Guido, dobbiamo salutarti, non dirmi nulla, ma siamo in chiusura, già tardissimo. Silvia, vorrei che tu la vuoi io. Che vuole? Vorrei, ho fatto un gioco di poesia. Silvia, vorrei che tu l'apo ed io. Tu l'apo ed io, Madonna, no, mite, micidia. Vabbè, è bevuto, siamo a posto. Su buona Pasqua, caro, tutto l'aga. Buona Pasqua, grazie buona mille, Pasqua, ciao. Ciao, anche da parte dell'agape. Certamente, grazie. saluti. E allora siamo arrivati alla fine, ma con un ritardo che è veramente stratosferico, però deve arrivare alla fine, ci siamo anche molto divertiti oggi. Sì, ci siamo divertiti.